Un buon pomeriggio agli amici di Billiard Channel, eccoci ancora in diretta per offrirvi la seconda semifinale di questa quarta prova da, in diretta da Luscera, dal splendid, da, dallo splendid, da questa splendida location da, chiamata Villa Nocelli, qua a Luscera, provincia di Foggia. Andata all'acchito Fabrizio Borroni, in risposta l'altro semifinalista Camilo Gomez, sotto la regia di Mirko Bianchi, le riprese soggettive di Tom Ruban e sotto la, il coordinamento della nostra Valentina Spada, è tutto pronto per l'avvio di questa bellissima, speriamo che sia, semifinale, seconda semifinale. La prima semifinale questa mattina ha visto vincere Achille Mignolo contro Andrea Quarta per il parziale di 4-2. Quindi Mignolo attende il vincitore di questo incontro. La finale si giocherà alle ore 17 in diretta Rai. Noi chiaramente faremo la telecronaca di appoggio in registrato e pubblicheremo la, la partita con il nostro commento a cura delle nostre riprese, del nostro regista e dei nostri tecnici al termine del, dell'incontro. Gomez impegnato in questo passaggio difensivo. Nell'ultimo incontro, nel quarto di finale che si è terminato ieri circa alle ore 23, Borroni ha avuto la meglio di Nicolas Fillia con il parziale di 4-2, mentre Gomez ha avuto la meglio di Pierluigi Sagnella con il parziale di 4-1. Grande percorso da parte di Borroni, che è partito dalle qualificazioni, ha fatto 11 vittorie per arrivare a giocare questa semifinale. Un po' più breve il percorso di Gomez, ma sicuramente molto faticoso, anche perché nell'ottavo di finale ha avuto la meglio in una partita veramente al brivido di Santi Caratozzolo. Al settimo incontro Caratozzolo conduceva per 58-47, poi un parziale straripante di 14-0 che gli ha permesso di accedere al quarto di finale e vincere poi successivamente a Pierluigi Sagnella. Prima marcatura anche per Camilo Gomez su questo sfaccio, realizza 6 punti. Borroni al tiro precedente aveva realizzato il pallino da 3, quindi il parziale 6-3 in avvio del primo set. Inquadrato Fabrizio Borroni, rientrato prepotentemente ormai negli atleti dell'elite del biliardo italiano, lui che è stato vice campione europeo e vice campione del mondo. Un curriculum fino ai tardi anni 90, inizio 2000, di tutto rispetto. Poi Fabrizio ha abbandonato il biliardo per 6-7 anni, adesso è ritornato a giocare con regolarità e dopo poco quindi riconquisterà subito una categoria importante e potrebbe essere anche la massima categoria qualora dovesse centrare la finale o addirittura la vittoria di questa tappa. Per noi che conosciamo, soprattutto il mio socio conosce molto bene Fabrizio Borroni, non è assolutamente una sorpresa, anzi era una sorpresa vederlo giocare e non tornare ai livelli che, lo, che gli competono. Passaggio difensivo per Gomez e tiro difensivo anche per Borroni, smezzata. Buona difesa trasversale trovata da Borroni, attaccabile da credo una 2 a scendere senza effetto perché la battuta ad effetto è ostacolata dalla presenza del pallino, quindi un tiro abbastanza obbligato per Camilo Gomez di 2 a scendere senza effetto. Vediamo se la gioca veloce o appoggiare le biglie nel quadrato inferiore, sceglie questa seconda soluzione. Una presa di palla abbastanza scarsa che gli garantisce un pallino da 3 e addirittura anche la steola. Qua un bel problema per Fabrizio perché la palla di Gomez è praticamente in mezzo al mare. Non è sulla traiettoria né di una 5 né di una 3, forse una 3 venendo da quell'angolo
quella partenza più probabile, però sicuramente assolutamente fuori schema. Che poi c'è anche il problema della scomodità per Fabrizio Borroni, che dovrà prendere una prolunga per cercare di battere, presumo, questa tre sponde. Veramente una palla insidiosa questa. Già toccarla sarebbe un merito per Borroni. La prende internamente, beve 4 punti. Buon per lui che il pallino, dopo avergli giocato un brutto scherzo sul suo tiro, gli fa trovare una steola. 13-3 il parziale per Camilo Gomez. Sponda Bidia. Per il figlio d'arte. Camilo non si prende nessun rischio. Chiaramente sul largo cerca di spingere la biglia di Borroni nel quadrato opposto. O fa Fabrizio una bricolla. Vede la porzione invece da giro. Un giro giocato davvero anche molto bene da Borroni, che centralizza e quindi difende al centro, realizzando 4 punti. Ottima steccata la prima occasione buona per marcare i birilli per Fabrizio Borroni. Ti sono 13 a 7, mancato, un immagino. sacco perché fare un intro non c'era abituato, di solito. Sei bravissimo a farle intro. Intro le premiazioni che fai a seguire. Tarda serata. Te Beh, mica l'hanno già tardi. svelato, che No, toccano a me. no. Vabbè, toccano a te per istituzione, Ah, socio. di default Di però. default. Come hanno iniziato i due giocatori? Ma sono le prime Prima battute, battuta. niente di che. Un giro per Borroni. Una delle specialità della casa. Mantiene la stessa qualità che ha avuto al giro precedente, questa volta a ringaruffare, a ritornare in difesa dopo aver battuto lunga corta. 8 punti per Borroni, forse è rimasto un po' corto per la difesa, ma tanto bravo sulla precisione sul castello. Sì, anni 90-2000 non giocava molto male questo ragazzo qui. Già detto. Arrivi in ritardo, poi Eh rischi beh, di lo dire so. le solite cose. Giro per Gomez Questo è un che capolavoro. cerca di Questo è un diminuire la capolavoro. forza, mette tutto a posto Camilo, 10 punti, fa voloso Gomez. Non era banale sto giro, Ma di banale non aveva assolutamente niente. bricolla. Per Borroni, apre le biglie in difesa d'occhiale. Ci sa, mica un corridoio, Gianluca. Ma neanche un buchino Ma proprio. sei sicuro, che non ci sia niente? Sarei pronto a scommettere, socio. Oggi non sei lucido su quelle cose, ti ho già No, visto, non hai. questa luce che mi dà particolarmente Lo so. fastidio, te E questa è la prima non ti giustifica. dà noia, però Questa è la prima giustificazione. La seconda quando poi? calerà la sera sarò più Più preciso. preciso. Poi a te sbagliare queste cose dà particolarmente Sì, noia, socio. effettivamente mi disturba un po'. Non avere. Secondo me la vede, ma non se la sente. Anche secondo me. Sai la mia speranza qual è sempre stata? Che il tuo figliolo abbia preso il carattere di tua moglie. Ma non lo so, guarda. Non lo so, hai ragione. Non è che E qui più una nota un po' fortunata per Camilo Gomez, che realizza questo pallino da 4. Fortunata relativamente, perché qui pagherà
Traversino. Ma se avesse bevuto 6 sarebbe andata peggio. Sì. Semifortunata. Traversino ad andare avanti per Borroni, a rispettare la posizione del pallino. Qui deve dare le tre passate per non rimanere scoperto. Perfetto. Bravissimo. Chi un po' più lungo avrebbe lasciato qualcosa. Sì, è un errore che fanno i giocatori che devono fare un po' di esperienza, di forzare spesso anche con gli angoli aperti di tre e mezzo questi traversini. La palla chiaramente non può rientrare e quindi gioco forza paghi il tiro. Quindi questi, ricordatevi di giocarli a tre corse. A tre corse non sbagliate mai. Oltre anche che a trovare una miglior precisione, passando la forza, preciso, che certo. Non è banale. No, no. Diminuire la forza impegna meno la meccanica, la scompone meno, quindi spesso vi fa essere, come diceva Nicola, più precisi e ripetitivi nelle prese di palla. Parlavamo di specialità della casa, questa è un'altra delle. Perfetto questo angolo di Fabrizio Borroni. Che bravo Fabrizio, 8 punti di prima intenzione, poi la Villa di Gomez in terza battuta prende la corta, risale abbondantemente nel quadrato superiore. Guarda, le bricolle sicuramente uno dei suoi, il suo tiro per eccellenza di sponda, sull'angolo di misura anche e soprattutto, una roba devastante Fabrizio. La bella impostazione di Camilo Gomez, erede della casata Gomez. E qui Camilo per un niente non riesce a realizzare questo giro che era tutt'altro che semplice, perché era davvero molto semplice farlo largo con questa forza tirandolo di colpo in testa. Diciamo che qui ha fatto la cosa difficile. Difficile, Camilo. Sì, perché di solito lì si allarga di natura, come si dice, il tiro. Borroni avanti di 2 punti, 29-27. Infatti al netto di quel pallino secondo me avrebbe tirato il 5 spunto. Il 5, sì, sono d'accordo. Che poteva essere anche tiro, perché tirare su quel pallino non era detto che fosse poi così un azzardo, anzi tutt'altro, perché avrebbe conservato la sua biglia nella buca lo stesso e avrebbe sicuramente marcato 3. Però Camilo non se l'è sentita di, diciamo, spaccare il gioco o aprirlo. È stato sul regolare. Necessariamente. Vediamo quanto migliorerà quella parte di quella zona d'Italia biliardistica, la zona del Cuneese, con la presenza di Fabrizio Borroni, che adesso è proprietario della sala biliardo dove gioca. Visto Fabrizio molto tranquillo, chiaramente avere un calibro di questo tipo in sala biliardo fa migliorare quasi per osmosi, caro socio. C'è da quelle parti Socco, Manuel Socco, Squittieri, poi ci sono delle belle prime categorie che sicuramente cresceranno. Vassilev, mi sembra. Vassilev, bravo, esatto. Già giocava bene di suo, così come Squittieri, però. Ma tra l'altro è andato anche avanti, mi sa, Vassilev. Socco è un po' che non lo vedo alle gare, o almeno forse non l'ho mai incrociato. No, no, c'era anche qui. No, c'era anche qua. Sì. Però è normale che con un giocatore di così tanta esperienza, soprattutto dal punto di vista del gioco, della gestione del gioco, farà migliorare sicuramente. Che perché, a parte le doti, la forza di Fabrizio è nell'intelligenza, è nella gestione del gioco. Andrea, quarta, ero con lui al bar, serenissimo, ha fatto una disamina, abbiamo parlato una decina di minuti, è stato preciso come un orologio. Andrea ha detto, parlavamo della versione 2.0 e gli ho detto, Andrea, abbiamo detto oggi che oggi non sono arrivati gli aggiornamenti, ma sì, oggi come se fossi rimasto a letto, ma giusto che perda quando gioco così. Serenissimo Andrea, è diventato anche molto più obiettivo, ti dico la verità. Prima, se gli facevi, se ti ricordi, fino a qualche anno fa, se gli facevi notare una cosa, sì, diciamo, aveva subito la giustificazione. Sì, però c'è stata anche, ti ricordi, la famosa discussione tra me e lui al bar con suo papà, insomma,
Adesso è molto più obiettivo, ma anche perché è più uomo, no? Passano anche per lui gli anni. Poi è cambiata una cosa, Andrea, da poco tempo. Sì. Che si chiama Arianna. Che è diventato papà. E Arianna ne ha? 2019, giusto? È nata per Lugano. Il mondiale di Lugano. 2019. Quindi ne ha compiuti 4, perché è nata a gennaio del 2019. Sì, lui non c'è stato all'inizio del mondiale a squadre proprio perché nasceva Arianna, quindi eravamo proprio all'inizio del 2019. 2 punti per Gomez in questo giro, a cercare parificazione sulle lunghe, non è riuscito a mantenere troppo la sua biglia sulla sponda lunga, che era la cosa fondamentale. Lascia questa raddrizzata che da incrociare per incandelare dal centro per Borroni. Bravo, anziché decide di andarci subito di prima, anche questa è una bella steccata. Per ricavare questo disegno ci vuole una bella steccata. Sì. Sai, io spero che i giovani, innanzitutto spero che lui vada avanti a giocare. Perché se ti parte un po' più molle, se ti parte più molle fai una schifezza atomica. Se ti parte più rigida la pianti. Io spero, ti stavo dicendo, che lui vada avanti a giocare perché i ragazzi, che la nuova generazione, lo veda giocare per capire che cos'è davvero un biliardo completo, perché Fabrizio Borroni sa giocare un biliardo completo, sia dal punto di vista della colpitura, che dal punto di vista della sponda, che dal punto di vista tattico. Forse nei suoi anni gli è mancata una cosa, gli è mancato un po' di stomaco, che è quello che non gli ha consentito di vincere il mondiale, i 2 mondiali vinti poi da David Martinelli. In almeno uno dei due lui, secondo me, era il predestinato. Sì, uno è arrivato terzo, perse la semifinale da Consagno. E un altro perse in finalissima da David Martinelli. Sì. Vabbè, chiaramente buon per David, che ieri ci ha fatto ridere a crepapelle subito dopo cena. Sì, David dopo cena è illegale, perché se parte con le sue... Può non farti digerire. Ma no. A dispetto di chi dice che è un musone, eccetera, eccetera. Sì, ha un carattere particolare David, ma è fondamentalmente un carattere che c'è la sua timidezza. Però se provate a starci un'oretta quando ne ha voglia. Io ricordo stetti male in un viaggio da Barletta a Firenze, stetti male, gli ho detto: David, bisogna tu stia zitto, perché non ne potevo più. Partì con barzellette, aneddoti. Ma chi ieri sera ne ha detto? Ha detto: gli tremava la mano, Ci avrei giocato a Shanghai alla pari. Che bricolla di Borroni. Vi stavo raccontando del tiro principe di Fabrizio Borroni. Scusate, ma questa era troppo bella, andava detta. È bella anche questa bricolla. Il tiro proprio principe. Il tiro che l'ha portato anche a vincere sul tavolo televisivo. Lo volevo dire troppo presto. In una chiusura gli mancavano 8 punti, ha realizzato il rosso da solo. Ieri sì, però non mi ricordo l'avversario. Mamma mia, ma mi hai peggiorato, Nascimbene. Mi hai peggiorato. Quarto di finale Borroni l'ha fatto con... No, non il quarto di finale, l'ha fatto con Fillia, l'ottavo. Trionfo. Te lo stavo per dire, Trionfo. Sì, era... Ce l'avevo sulla punta della lingua. Mirko Bianchi è un altro che ha il tuo carattere, piuttosto di aver torto, è andata a memoria. Sì. Mi fido di Bianchi in questo caso. Va a piedi alla Madonnina delle Dolomiti. Proprio perché è successo ieri. Candela di misura intanto per Borroni. Bella anche questa, due punti che fanno mantenere al centro del tavolo la sua biglia, quindi creano una gran bella difficoltà per Camilo. Posso fare, socio, un ringraziamento ermetico? Poi non lo posso dire, poi è ermetico. Ringrazio Paola, poi ti spiego il perché, te lo dico in stanza, ma non lo posso dire. Però per ringraziarla in pubblico, perché con due parole mi ha risolto un mondo, mi ha levato proprio, mi ha messo bene la giornata. Grazie Paolina, poi a te lo dico stasera. E intanto lascia biglia di Garuffa
da quell'angolo lì ci sono ci passati sono cascati tutti, un po' tutti, sì. Però adesso a parte, torniamo seri. La, secondo te è la lunga che spinge tanto o la corta che tiene poco? La lunga che spinge tanto? Sembrerebbe di sì, però... Però torna, dai, perché spinge tanto all'andata e allarga tanto, ricordati il girone, sì, sì, all'uscita. Quindi ci sta, sì, dai, è la lunga che spinge tanto all'andata e molla in uscita, mi torna. Ce la fai vedere al replay? Voglio vedere, vedi, prima si parlava della biglia libera di Mignolo, quando ha fatto 8 ma non ha fatto poi il pallino che era all'altezza del diamante del 10. Vedi, adesso il filotto l'ha fatto dalla parte destra e ha aggrappato fino al diamante. Ci fosse stato il pallino avrebbe fatto 11. Era la stessa, sì, la stessa, sì, modalità, sì, di sì, prima gliel'ha levata un po' la parte, come giustamente dice, è un po' questo leggero calettino che ha verso sinistra. Sì, no, ma più che altro perché ha fatto proprio il filotto prendendo i virilli, guardando dalla partenza del tiro sulla parte sinistra, esatto, da dove parte la quale. Esatto. Se avesse fatto filotto più piano avrebbe fatto 8-3-1. Anche qui non pensate al difetto, cioè quando parliamo del calettino è una cosa normale, cioè come una lunga che spinge di più di un'altra, una corta che tiene di più di un'altra. Io quando penso a questa cosa penso sempre a una delle cose più belle che mi ha insegnato Giacomo Ferretti, a che, ricordati, mi disse, un biliardo per essere perfetto deve avere, con 2 o 3 difetti, lui diceva, il biliardo è perfetto, con meno è un'illusione, perché sì, vuol dire che non gli stai vedendo, e più può diventare complesso. Bellissima questa di Giacomo, come sì, bellissima questo giro. Vedi come ha mollato la lunga di destra su questa traiettoria. Vediamo, inizialmente stretta, un po' lungo, anche se non vede lo sfaccio, può giocare anche il pallino, ma addirittura credo veda tranquillamente lo sfaccio. Il pallino se lo... però c'è vuoto, perché se non lo fa e prende la lunga fa l'americana larga. Sì, questo mi ricorda. Allora più volentieri angolo qua, se non vede sfaccio più, no, volentieri angolo qua. Tira lo sfaccio. Ma lo vede? Sì, tira lo sfaccio. Ah, ok. E Borroni leva il filotto di netto su questo sfaccio, realizza 8 punti e fa suo il primo set. Pubblicità. Nasce tutto dalla materia. Un apparente mondo di possibilità, visto da pochi, per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo, con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio. Non chiamatelo gioco. Il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. Mi verrebbe da chiederti un pronostico a tradimento. A chi? A me? Ma il mio socio sei tu. Domandiamolo ai nostri amici in chat. Ma via, non ci, dai. Non ci penso nemmeno lontanamente a fare un pronostico. Diteci chi secondo voi vincerà questa tappa. Ma tu ce l'hai un vincitore mentale? Certo che ce l'ho un vincitore mentale. Secondo te non ce l'ho, ma non lo dirò mai. Allora ce l'abbiamo uguale. Ma non lo diremo mai. Ma non lo diremo mai. Mi hai contagiato la paura di perdere. Ma scherzi, mamma. Non ci penso neanche lontanamente. Però mi è piaciuto l'outing che hai fatto l'altra sera a cena, dicendo che anche quando fai il solitario, se vedi che non ti viene Bari. Se vedo che non mi viene, in qualche modo lo faccio tornare. Si stanno sbizzarrendo i nostri amici, almeno 4-5 hanno scritto Borroni, una preferenza per Gomez, una per Mignolo. Per adesso stanno andando tutti su, quasi tutti su Borroni.
però ancora è un po' presto. Bravi, abbiamo attivato la chat con questo sondaggio. Giro per Borroni, giro di passaggio. No, giocalo. Eccolo qua il nostro Bianchi che ha fatto il sondaggio. Potete votare adesso anziché scrivono nei commenti. Bianchi. Bianchi non ci teneva a fare le cose precise. Manna che non abbia tirato fuori un bel file Excel allegato. Sì, ma perché? Allora, per tanto tempo praticamente non ha lavorato, ha delegato. Fabian ormai era diventato il regista ufficiale. Qui è stato Fabian che tornerà, perché vi ricordiamo che ha passato questa la notte. Esatto. Sì. E quindi ci sono buone probabilità che Fabian sopravviva. E quindi sia con noi in quel di Prato, a Vernio. Prima a Salerno. Esatto, perché c'è anche l'appuntamento di Salerno. E quindi ritornando a lavorare gli è ritornata la voglia staccanovista che ha fondamentalmente. No, ha deciso. Intanto lo chiude benissimo. Bravissimo questo Fabrizio, striscio. Questo striscio fantastico. Che forse nasceva un po' stretto, l'ha toccata di effetto per. Di porzione, perché dovrebbe essere venuto più avanti rispetto. Ci manca il replay. Secondo me l'ha toccata anche un po' di effetto interno, Perché sì, di effetto, perché è venuto via dritto. Dall'alto, ce lo mandi dall'alto, Mirko? Vedi com'è raddrizzato la. Ha sì, picchiata un po' di effetto a sinistra. Un po' di trattamento, gli ha dato il colpettino. Sì. Ottima questa. Bella steccata questa. Questa sembra facile, ma ricrearla tutt'altro. Sì, le steccate brutte sono altre poi. Bianchi, ma se io dovessi votare si vede poi il mio voto? Ah. Vabbè, nell'anonimato. Quasi anonimato, socio. No, ma hai fatto la foto? Sì. Non ci credo. Mi hai fatto la foto. Sai che di me ti puoi fidare? Sì. 14-0 per Borroni, è andato in appoggio con la sua pallino. Gomez cercherà di appoggiarsi anche lui. Non credo che ci sia una traiettoria favorevole per il pallino. Oh, attenzione, la prende, ma forse non ha realizzato il pallino, lo sai? Ti posso fare una domanda? Ma tu ti saresti appoggiato di taglio? Di candela di taglio? Anche perché non so se vedesse. I due. Ma però se la prende un po' grossa Gianluca di sotto come faccio, come facilità, come come, ma boh, non te lo so è dire. È un'idea, perché io una sarei andato, tu pensa, dall'altra lunga di destra di due. Un altro striscio per Borroni a parificare, a richiamare. Adesso sta mettendo una marcia importante comunque Fabrizio, a richiamare la sua biglia nell'angolo in basso a sinistra. Non l'ha richiamata tanto, ma si è alzata l'altra, una sorta di parallelismo, è riuscita a trovarlo lo stesso, ma la cosa che conta è che abbia trovato 8 punti, abbia realizzato, non trovato, 8 punti. 22-0 il parziale nel secondo set. Gomez a cui non sono capitate grosse occasioni. Una era una di queste poche occasioni che gli sono capitate, non è riuscita a sfruttarlo. Sì, oddio, è rimasto corto, ha lasciato la battente attaccata. Però qua Gomez la ritirerebbe volentieri sicuramente. Sì. Pulisci. Il Borroni a cercare di passare di raddrizzata, se no farà il pallino, anzi va in appoggio sul pallino.
Rischiosa questa, però. Era rischiosa. La soluzione rischiosa, prendere più grossa di così, no. Non so se la potesse prendere perché sarebbe stato un impallo. Qui credo perché di calcio. Carina, come... come. Sì, non l'avevo valutata. Ma la vede? Se vede, tira la Z. No, di calcio di taglio, penso. Ah, la vede. Ah, allora eravamo proprio. Pensavo avesse fatto Stella. Sfortunatissimo. Gomez realizza solo due, passa in mezzo di traverso. Pensavo dovesse tirare di calcio. Anzi, mi sembrava proprio bella di calcio, ti dirò. Più facile, quantomeno più facile. Sì, siamo in spiaggia in questo momento. Se ci inquadri, Mirko, un attimo, vediamo. Siamo un po' questo sole. Siamo un po' al sole. Mi piaceva un po' di più se fosse stato nuvoloso oggi. Tanto dobbiamo stare al chiuso, quindi... Borroni, 4 punti di trasponde di calcio per lui. Questa luce ci disturba un po', per quello che avevo sbagliato, visto se la sì, vedevo, chiaro, la chiaro. Francesco Elettorale, tra l'altro, a dirigere questo incontro. Vediamo poi chi sarà l'arbitro che in questo momento è al segnapunti e sta arbitrando con lui questa seconda semifinale. Toscano amico di signori, quindi Costabile. Nicola Costabile. Nicola Costabile. Come sta andando il sondaggio, Mirko? 187 voti. Insomma, 187 voti, un buon campione. Sì. Ah sì, 41% se lo dividono Borroni e Mignolo. Mignolo. Sì, adesso un po' di più Mignolo al 41, ma insomma siamo lì. Rimpalla Borroni su questo gancio. E traversino comodo per Gomez, che può diminuire lo svantaggio notevolmente su questo tiro. Classico 3 e mezzo ad allargare il castello con la bianca e andare in angolo in alto a destra con la battente. Gomez fa quello che andava fatto, rimane leggermente sotto misura. Non risale sotto il castello, però 12 punti sono assolutamente un buon bottino, era il massimo che si potesse realizzare su questa conclusione. E Gomez l'ha fatto, si mette a meno 4. Ed era la cosa più importante da fare, quindi realizzare in modo cospicuo contro l'errore di Borroni. Borroni che sta giocando disfaccio. Qualcosa di sfaccio, di palla scarsa, 3 corse. No, dalla grossa ad aprire, dalla grossa ad aprire. Appoggiarsi al pallino di 3 passate. Tutto molto bello. Che meraviglia, Fabrizio. Che meraviglia. Non si appoggia al pallino per 2 centimetri, ma fa una cosa davvero meravigliosa. Che bravo Fabrizio Borroni, che capolavoro. Tiro più bello dell'incontro adesso. Che gli vuoi dire? Ma questo al brutto non l'ha neanche visto da vicino, questa palla qua. Mamma che bello. L'uomo di 3 per Gomez. È facile trovare Stella, vediamo se sì, si bilanciano. Troppo forte. Ma il pallino è all'acchito. Sì, 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 no, è solo forte. Perché con il pallino lì in quella posizione si fa stevola quasi matematicamente, dando la forza corretta. Su tante porzioni di palla. Borroni è andato a vedere per il traversino. Adesso ha dato anche un'occhiata al punteggio. Esatto. Che lo vede avanti di 12. Ma lo gioca, sai? Traversino di colpo di 3 corse a girare. Il fatto è che... Ma la vede la porzione da giro, sì? No, ha cambiato idea. Giro a tornare indietro. La porzione da giro, dai. Torna indietro praticamente senza effetto. Ma ad andare avanti, allora... Avanti.
tiro. Guarda dove ha messo la sua. A portare essenzialmente la sua, capolavoro anche questo di Burro. Che biliardo che sta giocando Fabrizio. Sì, qualche sbavatura per Camilo, soprattutto su quel traversino di misura. Però Camilo è lì, come sempre. Sì, effettivamente. No. Beh, la finale del campionato italiano di quest'anno contro Mignolo recita, depone a suo favore. Qui cerca di scastrare la biglia di Borroni dall'angolo. Ci riesce solo in parte. Trova questo parallelismo all'altezza del secondo diamante, ma Borroni qui può ricavare il traversino. Secondo me lo giocherà dalla scarsa, una sorta di Z, perché quel pallino poi lo può aiutare anche. Quindi in questa posizione diciamo una passata e mezzo a fare, sì, lunga e un pezzettino. Sì, perché fondamentalmente ti permette di allontanare le biglie. Poi c'è anche quel pallino che ti può dar mano da un punto di vista difensivo. Però sta toccando di secondo. Non è d'accordo con noi. Direi che il risultato gli dà anche ragione. Passa in mezzo. Sì, era proprio, non era facile quadrarla. No, guarda, mentre la stavo disegnando a 1.5 mi rendevo conto che non c'era proprio la corsa. No, ma non era detto ci fosse la corsa. Per me era uno schema di gioco per allontanare le biglie, fondamentalmente. Okay. Non perché avessi proprio in mente un disegno. Deve essere molto più bassa la battente per avere un disegno chiaro e di corse. Delineato. Adesso è partito Bianchi sotto. Vabbè, ma la colpa è nostra che gli lasciamo. L'abbiamo attivato. Sì, no, sì. Basterebbe che lui facesse le comunicazioni via chat invece che vocalmente. Giro. È una tecciata troppo grossa, Gomez, e non difenderà. E traversino ancora per Borroni, tutto assolutamente da ricavare. Oddio. Piano impostato sul largo? No. Impostato sul perfetto. Forse sul 4 largo, dai. Questa se gioca questa linea qua di calcio dal rosso. O la vediamo male no, noi? No, dai, impostato sul largo, Gianluca, dai. Deve chiudere di steccata. Sì, forse no. Neanche sul 4, ha posato sul 4 della Goriziana, però bel retro, che qualità per Borroni, che guadagna anche il pallino da 4 oltre a 8 punti sul castello, in totale fanno 12 e il parziale adesso è di 48-22, parziale anche ingeneroso per Gomez che si trova già sotto di un set. Il fatto che quando le fa, ne fa tanti e li fa bene, quindi. Sondaggio favorevole per ora di poco a Mignolo, 45%, 39 Borroni, scendono le quotazioni di Gomez, anche forse funzione del risultato. Funzione di questo risultato parziale. E qui Gomez realizza 3, peccato per lui che il pallino ritorna nella zona della sua biglia, quindi sarà un possibile bersaglio a Borroni che potrebbe accorciare la distanza dai 60 punti. Sta impostando per il gioca angolo e pallino 4? Ma con il pallino 4 ci sta anche di saltare davanti. Questo Fabrizio non è che mi sia piaciuto particolarmente. No, davanti devi prendere la scarsa tanto. Una pesa grossa, però trovi rimpallo. Lo porti via da 3 se la pigli più grossa. Secondo me non c'era questo, Gianluca. Adesso avrebbe fatto l'angolo stretto, Nico. Sì, ho capito l'angolo stretto, ma ha trovato rimpallo. Se la prendi più grossa porti via il pallino a 3. E poi se la prendi più grossa come fai? Che effetto gli devi dare per riportare la pallina a 4? No. Più la prendi grossa più ci vai al 4. Ma
Lui ha preso, dipende, ha quella angolazione mi sembrava tanto angolata, Gianluca. No, lui ha preso il rimpallo perché l'ha presa scarsa. Sì, ma se la prende più grossa fa meglio il pallino. No, fa meglio il pallino di 3 se la prende più grossa, non il pallino da 4. Fai l'angolo più largo se la prende più grossa, e quindi più facile te lo faccio da 3. Guarda che ci è passata una settimana dal pallino. Sì, come no, vediamola. Ma qui, se vuoi, ci giochiamo l'ingaggio di un anno. Pallino da 4 ci giochiamo poco sicuramente, ma riguardiamola. Ma stai scherzando? Secondo me non c'era. Ma era stretto, manda il replay dalla diagonale, dell'angolo che ha rimpallato Borroni. Passava una spanna da quel pallino lì, Nico. Ha fatto l'angolo strettissimo, ed era strettissimo l'angolo. Ma se lo fa più largo, fa il pallino da 3 per fare il pallino da 4, lo porta via prima di 3. Secondo me il pallino da 4 lì proprio non c'è. Ma se ce le ha dritte le biglie, Nico, ma cosa stai dicendo? Ma guarda quanto l'ha fatto stretto. Ma come fa a dare a pallino da 4? Ma di palla piena, se piglia palla piena lo porta via da 3. Ma sei d'accordo che quell'angolo lì era strettissimo e ci passava una settimana dal pallino? No, secondo me no. Se la piglia un velo più grosso fa pallino da 3. Secondo me il pallino da 4 lì non esisteva. Ma qua, o perlomeno lo poteva passato, graffiare. Ma lo vedi dove passava quella palla lì? Fai il fermo immagine dove rimpalla. Secondo me non c'era quel pallino. Io ho visto passarci tante guarda volte. Guarda dove rimpalla, per cortesia. Guarda dove sta passando quando rimpalla. E non se la piglia più grossa. Passa qui. Non c'è quest'angolo qui? Non scherzare. Secondo me no. Secondo me se la piglia un po' più grossa di così lo fa da 3. O gli vola davanti. Può fare l'angolo, ma vola davanti a quel pallino da 4. Ma se fa l'angolo lo prende più pieno il pallino da 4. Va avanti dritto. Più la prendi scarsa meno lo fai il pallino. Più la prendi piena lo fai. Boh. Non lo so, non mi piace. Allora, di che non ti piace quel tiro lì? No, ma non ce lo vedo io quel pallino da 4. Poteva essere una scelta. Allora, sul fatto che per i nostri amici poteva essere una scelta, è un tiro difficile. A volte l'abbiamo visto fare i capolavori, a volte sbagliare. Così mi piace. No, andiamo nell'incontro. Anche perché se poi dopo gli passi davanti, lasci traversini e pallino. Quello di sicuro. L'ho visto tantissime volte fare. 48-35, però ho ragione io. 48-35 per Borroni, quindi con un Camilo Gomez che è ritornato in questo incontro, e di shock, di colpo in testa, Borroni realizza questo pallino di 4 che lo porta in una chiusura migliore, in una possibilità di chiusura migliore di quella precedente. Si mette a 8 punti. Non vede palla, Gomez. Se fa bene questa, si rimette in testa la gialla. Vediamo se la gialla recupera al centro. Sì, un buon 10 per Gomez. Difficile, soprattutto di colpi in testa, quadrare la posizione. Improbabile. Sì, doveva prenderla leggermente più scarsa di così, cioè trovare magari un rientro in terza e non in seconda, avrebbe potuto trovare i centri. Ma di una passata l'appoggio sul pallino mi sembra alto, eh? Infatti è quello che va a valutare, secondo me, Borroni. No, più che altro che lo prendi dal lato della sponda corta ti fa saltare in mezzo, non penso ce l'abbia da prenderlo pieno. Prenderlo penso di sì. Però salti, ma dici può fare 6 tra virgolette? 6, ma se smezzi con la gialla, ma infatti tira forte, ma brutta, diventa sì. Brutta sta palla qua. Tira forte, si leva dalle problematiche, però ha tenuto anche bassa la forza proprio. Bravo. Per tutelarsi da questo rimpallo, chiude anche. Steccata bene e non eccessivamente forte, bravo Fabrizio. Ciò chiude. Che serviva. 2-0 per Fabrizio Borroni, pubblicità. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith,
bringing new dimensions to your billiards experience. Ah no, questo qui, dicevamo, stavamo discutendo tanto per cambiare fuori microfono. No, questo giustamente. No, sì, su sì. Questo ha scelto giusto, perché tra l'altro se si appoggia a pallinata a 4 succede qualcosa, a Camilo mancano 15 punti ma rimane in zona pallino. Quindi... No, anche perché soprattutto quell'impatto lì ce l'aveva verso l'interno del tavolo. Sì, sul pallino, verso il centro. Insomma. Poi davvero lo puoi mettere, non è che perdi sul colpo, però lo metti nella condizione di farti un tiro che puoi perdere. Se gli fosse mancato 4 c'era da tirare il pallino, però a mancare di 8 si tira addrizzato. Sì, però allora tiri solo il pallino proprio da, cioè, molto più scarso. Esatto, piano. Tiri il filotto, certo. Tiri la smezzata sulla palla. Sì, a dargli la forza di fare tipo 20-20, ma non tiri il filotto a quel punto. 2 a mo' di 3 per Camilo Gomez, realizza un pallino da 4, Camilo. Trova anche una, non so se completa Steola, ma sì, forse vedete la parte inferiore per una difesa, ma guardarsi anche la bricolla giustamente, perché sì, viene da un angolo che se prende il castello di lì, dunque fammi vedere, posso viene da qua, deve battere 6-7, quindi tirando più o meno così. Ora, facendo la stretta potrebbe fare anche il pallino da 4. Sì, una tipica figura di due terzi d'effetto, vedete che le biglie si muovono non in... Però la parte d'errore chiaramente non era il largo, ma no. era lo stretto, però chiaramente ci sta, è una situazione abbastanza ibrida, quindi... Sponde palla di Borroni sul largo, prudentemente sul largo. Ancora un po' sotto misura, rallentato un po' il tavolo. Sì, rispetto a stamani sì. Non vedo grande differenza da un lato e dall'altro come corsa, se c'è è proprio quasi impercettibile. Gomez inclina per un traversino. Ma secondo te voleva andare lunga o in corta? Se va da lì, se va in lunga gli passa sopra quel pallino lì. O si è fatto buono che non potesse fargli niente, in effetti arrivando dalla lunga non lo può far bere, a meno che non ne tocchi un graffio all'interno, no, nemmeno, non esiste che possa bere. Quindi che abbia tirato il traversino facendosi buono l'impatto con il pallino, qui. Quindi dici ha tirato l'eventualità del pallino, cosa sì, che non ci sarebbe stata a tirare la stecca bassa, però se no è un po' complicato, Sai, la stecca bassa aveva tanto angolo, ci sta che abbia tirato essenzialmente a realizzare. Eccolo lì intanto Nicola Costabile, si è alternato con Francesco Elettorale, come vi stavamo dicendo prima. Trasponde di calcio su in risposta a un traversino non eccezionalmente brillante di Fabrizio Borroni. Non eccezionale neanche questo trasponde di calcio di... Questo è un errore grave, E Fabrizio, diciamolo. Angolo. Dal largo, sì. No, e Fabrizio ha detto angolo sul largo può fare 4-3-7, oppure il pallino, mi sembra, oppure il rosso, mi sembra quasi no betting questa, come non detto, tira lo sfaccio, non gli piace. È vero che da quel lato lì ha fatto il capolavoro prima. Questa non aggrappa bene come l'altra in sviluppo.
anche perché ti è partita praticamente in salita. Doveva... No, ma giusto che parta in salita, però c'erano 17 km e mezzo dalla corta, quindi ci sta che non ti aggrappi. Ma secondo te il motivo per cui ha rinunciato a quest'angolo? Cioè, l'ho visto troppo bello io? Ma era un po' stata tanto larga, la doveva, non ti dico smezzare, ma insomma era, non era una presa di palla piena, quindi magari mano sul panno ha cercato di replicare la conclusione che ha fatto nel set precedente. Tanto bellissima questa sponda palla di effetto a destra di colpo in testa per Gomez, bravissimo Camilo. Esecuzione più bella di Gomez, sì, in questo match. Sinceramente l'ho un po' ragionata sulle abilità di Fabrizio, cioè, come ti dicevo, ha un'abilità nell'angolo incredibile, pensavo fosse proprio no betting. Borroni, questo incastro di sponde palla, entra al massimo, riesce... E adesso è Gomez a tutto biliardo a cercare questo angolo, lo tocca, mi sembra di percepire anche con un leggero effetto a destra, colpo in testa, effetto a destra per lui, e lo gioca un gran bene Camilo. Sette addirittura. Più o meno la diagonale era quella che aveva prima Borroni, quindi una battuta vicino all'angolo, effettivamente facendo i larghi, poteva anche realizzare sull'angolo di cui stavamo discutendo con Nicola anche i sette punti. Ma vero è che con la scelta dello sfascio ha pagato uno sponda palla in testare, giocato benissimo, è un angolo giocato altrettanto bene che ha generato questo gap di 17 punti, 19 Gomez, 2 Borroni. 2-0 in vantaggio il giocatore rodense. Lascia palla Borroni. Un momento un po' no per Fabrizio. Biglia libera per Gomez, la strada del castello è libera. Difficile evitare il pallino se si fa filotto, ma non sarebbe una brutta notizia fare poi il pallino da tre per Gomez. Mi andrebbe fatto di terza, mi verrebbe neanche in mente. Ah, guarda, lo evita probabilmente anche di seconda. No, di guarda, farlo è stato perfetto. Proprio perfetto. Bello sto barbatrucco. Questo è un bel barbatrucco, eh. Un piccolo sorriso da parte di Borroni. Tanto che ha detto, insomma, pezzo 13, ma ci sta. Hai visto che ha passato il nostro presidente nuotando. Tanto 6 punti per Borroni. Accorcia un po' le distanze, ma non migliora di tanto la situazione di questo terzo set per lui, che lo vede ancora sotto di 28 punti. E più che altro Gomez ha un'altra opportunità per prendere vantaggio. La drizzata di seconda per Gomez. Gomez, attenzione, porta via il filotto di seconda, la sua biglia va verso il castello, tutto a posto per Gomez, soprattutto realizza anche il 3, quindi sono 11 in totale, 47 per Gomez, 8 per Fabrizio Borroni, che va a cercare di portare via dal castello entrambe le biglie, perché anche giocare un calcio... No.
Sì, puoi giocarlo veloce, ma vedi palla. Era difficile evitare anche che le due biglie si ritrovassero anche su questo giro. Concede 4 punti, set point per Borroni che ha mentalmente mollato questo set. Non era andato, non è andato niente a favore di Borroni in questo set, infatti il punteggio parla chiaro. Giustamente Camilo sta su quel birillo evitando il rimpallo. Il rimpallo, quindi non importava forzasse un filotto di prima per chiudere in questo momento. Su questa non ce la fa neanche la Gatto Nero. Penso di no, insomma, avremo dei poteri. Però, insomma, la Gatto Nero, una steolina. Una steolina se la porta a casa. Sì, la incassa. Sì. Sì, certo, se ce la facesse su questa la Gatto Nero, comincerei ad andare a giocare i numeri con buona... con buona frequenza. Intanto Gomez chiude con questo striscio di calcio da 6 punti, quindi parziale 62-8 per Camilo Gomez, accorcia le distanze 2-1 per Borroni. Pubblicità. Nasce tutto dalla materia, un apparente mondo di possibilità visto da pochi per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio. Non chiamatelo gioco. Il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. Garuffa per Borroni in risposta all'acchito di Gomez sul largo. Vediamo se Fabrizio trova innanzitutto la forza. Sono stati, abbiamo visto, è cambiato un po' il biliardo, sono stati abbastanza difettosi entrambi. Vediamo se riescono a trovare appunto le velocità di questo tavolo. E Gomez, se riesce a trovare, vediamo se prima era vicino a sponda, il tre sponde che ha sbagliato in modo abbastanza evidente. Se la ride Fabrizio. Borroni è serenissimo. Sembra che abbia vinto 11 incontri, mi sembra. 11. Questa è una battuta intorno al 20-19. Vediamo se ci arriva innanzitutto. 18 è stretta. 18 è stretta. Allora, o non riesce a capire l'impatto sulla lunga, cioè come taglia la lunga, perché non penso che lui abbia, non può valutare male un'uscita di una, più di una palla, Camilo. Quindi non riesce a trovare familiarità con l'effetto del primo impatto, nella lunga di sinistra. Fatto sta che Borroni adesso ha un'occasione veramente importante, direi che la sfrutta a pieno. 15 punti, più di così non c'era. Bah. Conto salatissimo presentato da Borroni, sì, che in un solo tiro nel secondo set ha fatto di più di quello che ha fatto nel terzo. Punizione esemplare questa. Ci sono stati due errori molto vistosi comunque di Camilo, che comunque reagisce immediatamente con uno splendido sponda palla. 6 punti, attacca la sua alla lunga e diagonalizza perfettamente. Bella risposta dopo aver perso 15. Può anche non prendere palla dopo aver... Ora, non prendere palla no, ma magari tenersi ancora di più sulla parte della ragione del tiro, sul largo. Chiaro. Oppure sforzare il tiro e rimpallare, insomma.
adesso è una buona opportunità per qua non mi è piaciuto Fabrizio, non ha considerato la posizione del pallino, arrivando su questa presa di palla a gioco forza pagavi giro, qui un po' sufficiente il fuoriclasse lombardo. Giro con arrivo pallino da 3, questo è proprio bello. E buon per Borrone che Camilo non riesce ad allargarlo. Comunque allora non viene... era facile allargarlo in queste condizioni in cui è il tavolo, perché se abbastanza gli stacchi sono un pochino più pastosi. Più pesanti, sì. No, ma sai, mi fa anche riflettere sull'errore di tre sponde, quindi effettivamente trova degli impatti sulla lunga di sinistra che sono abbastanza rigidi, quindi che tendono a chiudere tutte le traiettorie di triangolazione. Sì, come abbiamo visto anche sulle garuffe. Sì, però sulle garuffe era più questa di qua, quella di destra, però evidentemente, ma anche questo angolo non basta, sì, a sinistra. Però la tendenza, vediamo la forza, se questa è buona. Sì. Non so quanto l'abbia cercato, sì. Ma che abbia cercato proprio questa difesa all'italiana bisogna essere un po' scarso, bisogna essere in fiducia piena, Questo pallino è pericoloso, se lo fa da 4 internamente può rischiare anche la bevuta. Non dicevo così dopo aver battuto, diciamo, dalla più grossa di farla di striscio. Ma anche così. Sì, vabbè, questo era bevuta al netto del pallino. Questo è il pallino, non c'entrava niente. Dario Del Gobbio, spiace dirlo Biondi, ma ha ragione, nasci su quell'angolo. Però tu però tieni il punto, non dargli la vinta mai. Quella sicuramente, ma glielo dico poi fuori trasmissione, perché secondo me non... No, ma io grazie, no, Dario, non si tira. Grazie, ma tanto anche se glielo dice, se vedete la scritta Papa Francesco che glielo dice, gli dice di no. Però io gli faccio il video. Quindi adesso gliela do vinta, poi gli faccio il video. Però grazie Dario, perché ha detto da te che sei molto più sportivo di lui, tra l'altro. Posso ammettere anche che ci fosse il pallino da 4, ma è una porzione di mono punto palla per fare il pallino da 4. È molto più facile portarlo via da 3 anziché farlo da 4. Seconda palla per Gomez, 5 punti, un altro buon bottino portato a casa da Gomez, sempre sullo sponda palla. L'impatto col pallino però non è fortunatissimo, perché spinge ancora più nell'angolo il pallino e adesso offre la stessa opportunità a Borroni. Borroni va sul castello, 4 punti, forse non arriverà al pallino. E ancora lo stesso tiro per Gomez. Terzo sponda biglia consecutivo. Per ora uno a testa. E qui esaspera l'ingresso Borroni. È arrabbiato con me Stefano, è arrabbiato. No, si è litigato perché lascia perdere. C'ha 4 pareri contro 0 per il momento, però no, ma io glielo lascio sempre tirare quel pallino da 4 a Nascimbene, poi dopo voglio vedere quante volte lo fa.
glielo chiedi dopo in, sì, a, sì. A Borroni glielo chiedi dopo in intervista, se no esco io a farla. No, esci te a farla, esci te. Paura. No, 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 ci mancherebbe, vai, vai, fai anche le premiazioni, vai. Meno male che ho Dario Del Gobbo, Fiorentino Doc. Anche oggi alle 18.30 ci sarà una sfida importantissima. Dario soffre anche per me. Abbiamo lo sconto salvezza oggi. Ma lo so. Sa per quello lì che sei un po' nervoso. Ci sta anche per qui. Angolo di prima. Qui si sono staccate in modo indegno. Però l'unica cosa, ma... Ti piaceva andare vicino a quel pallino da 4 di appartamento? No, scusa, stavo parlando adesso a parte le battute. Stavo parlando con Stefano Gibertoni. Non ho visto il punto. No, 29-13. Andare vicino a quel pallino da 4. L'alternativa, secondo me, è il pelo di palla a scappare. Oppure l'alternativa era anche appoggiarla lì e metterle vicine. Bella. Perché andare via poi puoi perdere il pallino da 4 di passaggio. Appoggiarla lì puoi rischiare di perdere l'angolo. E poi arrivo, diciamo, non era una bella situazione per Gomez, quello sì, di sicuro. Basta, vedi, siamo ritornati d'accordo, socio. Faceva veramente schifo. Sì. Il pallino da 4 lo fa. Bravo, fa anche 4 di terza passata di traversino. Se l'è assicurato da una presa di biglia grossa, anche perché partiva sotto sponda, quindi rendeva più semplice questo tipo di conclusione la marcatura del pallino. E Borrone si mette a più 24. Il girone è impostato leggermente stretto, dovrà allargarlo, però è abbastanza goloso che c'è il pallino in arrivo. Infatti tanto punta tanto effetto interno per cercare di allargarlo questo girone, non a sufficienza, ma per la marcatura del pallino sicuramente sì. Sì, diciamo che lì se vuoi tiri il cambio palla a realizzare se l'effetto tre. Te la fa allargare bene, se no, sì. Se no ti accontenti di tre. Vedi perché ti dico, guarda questo girone come ha lavorato, ricordati il girone di prima, parlo di quello di Mignolo. Sì, sì, cioè, non ci possono essere 17 metri di differenza. Poi succede, può essere anche uno stacco brutto delle biglie. No, ma più che altro per Mignolo è perché gli mancavano tre punti, capito? Cioè, quindi devi prendere fondamentalmente sul pieno il girone per chiudere. Chiaro, perché sul chiaro. Largo puoi graffiare anche il 2 esterno, no? Ha tirato bene lo stesso, ma... Cosa che su una sponda che allarga succede spesso e volentieri di prendere il 2 largo. Capito? Cioè, quindi secondo me Mignolo, poi si dice qui seduti e da seduti non si sbaglia mai... doveva mettergli l'altro effetto per essere sicuro di chiuderlo e fare il pallino da tre, non tanto giocare pallino e girone. Sì, però l'aveva detto, si trovava un po' confuso, non sentiva le steccate, non sentiva il biliardo. Insomma, poi dopo c'hai quarta lì che ti ha fatto 10 e 12 e ecco, ce l'hai lì a ruota e... Podesta è una bella considerazione. non è che hai a ruota. Eccolo lì, Andrea con Stefano Gibertoni e sulla destra Luca Lambro, il direttore di gara insieme ad Enzo Cofano. Andrea serenissimo, come vi ho detto prima. Borroni altrettanto, vediamo se riesce a realizzare questo sfaccio. Ci stava di fare questo, ha tenuto bassa la forza, uno di quegli sfacci un po' detti dalla brutta figura, no? Dove quando la palla è spostata e deve essere trasportata sul castello, quando è spostata dalla mezzeria è abbastanza semplice fare le ali del castello. Lui l'ha giocato di prima comunque. 4 punti che lo portano a 39. Tra l'altro qua da Lucera Beach. Ma qui è il girone. Viene via dal pallino. Roba dura questo girone. Sì. Roba dura. No, più che altro era tanto frontale, era difficile trattare, ma secondo me ha fatto una cosa meravigliosa. Più che altro portare la sua in diagonale è tanta roba. Bravo Camilo. Sì, ha dovuto tagliare dentro, quindi con tutte le problematiche del caso degli scatti. Stiamo un po' più lontani, socio, se no... Ci portate un ombrellone, inquadraci pure, Mirko. Qui siamo a Lucera Beach.
Ma che bello. Una cosa che mi conforta è che prima o poi ci dovrà fare ombra l'edificio che abbiamo davanti, no? Sì, sperando che vada giù di lì. Prima o poi succederà, eh. Va giù di lì, eh? Il sole. Speriamo. Intanto la messa anche che ha trovato Camilo non è di quelle facili da attaccare. Borroni ci sta andando di buono. Perché di buono? No, no, di buono. Ma insomma, quadrarlo di buono non era facilissimo. Infatti non l'ha quadrato. No, di buono la quadri se fai l'angolo di misura o l'angolo stretto. Ma, Bravo, grazie Gianluca, meno male me l'hai detto. Sai, io mi fido delle scelte del mio amicone di sempre Fabrizio Borroni, quindi se lui sceglie in un certo modo per me ha assolutamente ragione. Lascia qualche brido sul tavolo. Peccato, sì, non gli è partita una gran steccata. Non è il solito Camilo, eh. Con questo effetto si è affidato alla marcatura di prima, non pensava di fare quel 2 all'andata, voleva contenere il rientro dandogli questo effetto, che aveva paura che di rientro di si piantarlo, quindi secondo me ha girato proprio filotto di prima e ha fatto inaspettatamente il 2 all'andata. Se fai quel 2 poi dopo non ne fai più, o perlomeno puoi fare l'altro, ma non di certo il filotto. È la classica palla che te la dà tanto la fiducia del momento, della steccata. Dici non la vede, eh? No, non la vede Gianluca. No, no. E lui si corregge giustamente dall'altra parte. Però guarda, difettoso. Se devo scegliere un lato dove forse l'altro ha perso un po' più corsa, è forse quel quadrato superiore. Sì. Di qui, dove hanno appena tirato. Sì, sì. Che giustificherebbe anche il fatto della chiusura delle traiettorie di tre sponde. Il fatto che una leggera pendenza se la porti, te le porti via un po' sullo stretto. Però strano perché stamattina non c'era, quindi chiaramente poi dopo se ci cala un po' di umidità è normale che un difetto si esaspera un po' di più. Mi sto guardando addirittura se ha lo striscio Borroni. La vede, oppure sta guardando se la vede da giro. No, guardava... Queste sono abitate. Ma sai che secondo me ha tirato il giro stretto? Non dice, vedeva proprio la porzione. Proprio da giro, sì. Però non si sono staccate. Sarebbe stato, se ci pensi, sarebbe stato un errore. Sì, ma beh, se si avvitano è una cosa che può accadere. Non ho sentito un rumore proprio nitido. No, ogni tanto ci trae un po' in inganno proprio anche la forma del soffitto molto caratteristica qua al Vignanocelli, che è una forma prisma e quindi rimbomba un po'. Ci sono dei rumori molto molto amplificati. Quindi ogni tanto magari ci sembra un'inzuccata, è semplicemente un rumore un po' più dovuto all'ambiente. Colpo sotto ed effetto a destra per questo angolo di prima erzegovinato. Fa i minimi e non Andiamo difende. A vedere se difende. Non penso. Brutto di questa. No, invece ha difeso, bravo Camilo. Ce l'ha fatta. È arrivata all'ultimo tuffo. Dall'espressione di Borroni credo che abbia difeso. Borroni è un po' che è fermo a 39, non è chiaro che Gomez abbia concesso negli ultimi 5-6 tiri tante occasioni. Cerca di curvarla un po' a stecca bassa di una passata abbondante. Penso. Sì, vicino a sponda. Eccolo qua, bravissimo. Bravo. Si toglie dalla fastidiosa quota 39 che... Sì, poi anche un pallino che è vero che ha bersaglio di 5 sponde, ma è netto sull'uscita del 3. Insomma, da guadagnare questo. Sì, sì, sì.
Sì, diciamo che è un pallino che anche su un errore stretto sul girone gli offre bersaglio. Tirerà quasi sicuramente questo Camil. Eccolo qua. Ancora una volta stretto e forse non farà neanche il pallino da tre. Vediamo se gli cede un po' questa lunga. No, l'ha fatto. Sì, si è tenuto lì dal giusto, dallo stretto al giusto. Comunque per realizzare qualcosa, tre è comunque una buona marcatura. E quattro credo lo tiri anche Borroni. Se capisce di non alzarsi troppo con la sua dopo aver battuto la corta, non penso ci sia. No, ma sto tagliando qualcosa? No. Cappello di prete invece per Fabrizio. Sì, ci stava. Sì, è anche vero che Fabrizio. Questo è il tiro 7. Questo può essere il tiro del 7. Perché se lo marca rientra definitivamente. Sempre in partita, però. Non è bravo Camilo. Anche se fa solo 2, molto probabilmente ben giocata. Ci poteva essere come tiro 7 ancora meglio pensare di andare dietro 3. Dici il passaggio andare di grosso, andare c'è dietro a tre posto, sì sì, beh, incastrare dico. Però è anche vero che non occorreva una grandissima forzatura, a meno 10 ma ancora giocabilissimo come set. Bruno incastra benissimo, trova traiettoria larga di questo 5 sponde, ma non arriva e girone, questo molto più nitido di tutti quelli che ha giocato. Sì. Qui era giusto andarla a vedere perché il pallino è sul largo, quindi deve capire il margine d'errore dove sbagliarlo, che in questo caso di prima. È largo. Sì, gli altri erano sullo stretto, esatto. Questo è sul largo, esatto. E ha fatto bene andarsela a vedere. Ah, questa l'ha spaccata al cuore. Ma guarda quanto si è chiusa. Avrei detto, secondo me era molto meglio di così, eh. Almeno da 4 pieno. Comunque piano piano la rimonta di Gomez. Non marcature grandissime, ma continue. E qui Fabrizio qui ha tirato sul pallino. Penso di sì. Con l'idea che se l'avesse lasciato poteva fare il giro alla sessa, come si chiama, questo cappello di prete muovendosi con la sua. Comunque piano piano Gomez l'ha imbrigliato, eh? Ha proprio addormentato questo set e non ha concesso alcuna chance a Borroni e adesso si trova a meno 5. Non ho mai desiderato così tanto in vita mia che tramontasse il sole. Bricolla per Gomez. Sullo stretto, ma buona la forza. Biondi si fida. Ancora presto per riavvicinarsi. Ma è ancora presto. Fabrizio. Di due. Sì, sì. Evidentemente stava cercando soluzioni frontali di due sullo stretto. Ancora una volta zero. E ancora una volta bricolla per Gomez. Un momento un po' particolare per Borroni, in effetti. Cosa è andata a vedere? Non era così tanto bella allora sta bricolla, sai, socio.
Andate a vedere anche dalla diagonale, ce la fa vedere dalla diagonale. A me sembra molto bella questa bricolla. Ah, no, tira il pallino, voleva pallino, vedere se il pallino 3. No, è da poca per fare il pallino 3. Poi tutto effetto, può scartare. Mamma mia, bravo, ma a me sembrava un rischio. Mamma mia. Anche perché bravo, perché se scarti fantastico un guscio di più, butti giù il birillo, Più che altro è sempre la stessa suoneria, Sì. Ah. È un altro tre. Va per la maggiore a Lucera questa suoneria. Anche risposto, signore. A posto. Perfetto, ti chiamo dopo, sono solo in diretta TV e mi stanno inquadrando, Esatto. No, stavo pensando che probabilmente Camilo credeva di rimanere più sulla sponda lunga con la battente. Che di solito quando si usa quell'effetto. Ma tira lì, la stretta? Sì, specialità della casa. Ah, allora. Ieri è andato a un volo a farla di 2,5, È corta anche questa. Ho capito, ma è corta, corta. Quell'altra l'ha tirata con la mano sul pano, non solo con la mano sul legno. Sì, ma tanto lui ha il baricentro basso, quindi. Ah, questo allora non cambia niente. No, però su quella palla di Gomez, vuol dire si fida di capire, ha già capito quanto gli scarta tutto, perché se ci ti sta, scarta un goccio, butti giù il birillo. Ah, ci rimani male. Bevi 8, Bevi 6, la palla a mano. O la contropartita potrebbe essere, sì, faccio questo tiro rispetto alla bricolla perché non ho molto capito. Magari è un tiro che non ha preso. No, ci mancherebbe. Però ecco, cioè, non, è così, non era così facile farlo perché bisognava dargli tutto effetto e passare vicino al birillo. Quindi, insomma, mi insegni che lo scarto è in agguato, altro che lo tiri preoccupato, quello di sicuro. Lui mi sembra l'abbia tirato veramente sereno. Sereno. Proprio. Intanto ha completato la rimonta, addirittura passato in vantaggio, 45-41. Eravamo a 39 a poco, 13-14. Sì. 39-15. Duomo di 3 per Borroni. Sfilerà lungo probabilmente Fabrizio. No, lungo ma non lunghissimo, non nemmeno dentro, lungo, è dentro. Nemmeno lungo. Sì, è ufficiale che quella parte lì del tavolo abbia rallentato molto. Ti sembrava un guscio più lungo, Soprattutto la bianca, Sì, sai lì che importa la bianca, la gialla. Una smezzata, la graffia forse non ha difeso. Questa è curioso, il movimento di questa biglia qua è stato curioso. Se ci pensi sulla porzione di palla, guardala anche dalla diretta, come fa la gialla a partire da lì? Dovrà andare dall'altra parte. La vede ancora Borroni. Sì. Vediamo se morde. Il filotto. 10 punti. Bravo Fabrizio. Si mette a 53. In questo momento ha tirato fuori una robina. E sponda palla per Gomez. Buona opportunità per Camilo, soprattutto per trovare un'ottima difesa attaccando di nuovo la sua alla sponda lunga. Bravo, che Camilo. Bravo Camilo. Sfortunato, con la stessa abilità fai 8. Quando si prende quella parte di Castello lì di solito. È bravo Borroni. Anche Fabrizio. Intercetta leggermente stretta, ma riporta tutto in difesa quasi centrale.
Tu pensa che l'ultima finale che ha giocato nell'allora BTP Fabrizio è stata una finale in Sicilia ad Alcamo, in finale con Agnello nel 2003. Uno stretto, vediamo la forza. Questa ho paura per Gomez che non sia arrivata. Ah già. Basta spostarsi leggermente, andiamo a parificarle. Non mi è piaciuta la forza. Ma te avresti stato parecchio più forte di così. O parecchio più forte o parecchio, parecchio più piano. Per legarla probabilmente, cioè adesso bisogna vedere lì come era messo, però per legarla avrei abbassato la forza, spostarmi leggermente con la mia, a rimanere a vista qualora non avessi chiuso in una parificazione al 25-30. E secondo me si chiude meglio. Probabilmente gli è partita questa di forza bello con la mano davanti, sì, perché volevo vedere bene la posizione, bisognava che mi avvicinasse. Diciamo che se era così difficile ha valutato anche poco la posizione del pallino Fabrizio. Ma mancava 7, non 6, Gianluca, che se no, se gli fosse mancato 6 tirava a scorrere il due laterale e il pallino da 4 che è un cestino, ma gli mancava 7, fare 6 era un volo, era molto facile fare 6. No, parlavo proprio di una rinuncia anche di no, poco, però deve tirare chiusura, Però sì. Secondo me gli è partita corta, cioè doveva tirare proprio 4 passate. O il missile anche. Il missile puoi fare filotto di prima o di terza o di quarta, Difficile farlo più di seconda. Di seconda non lo fai mai, non appunto, o di prima, di terza o di quarta. Sì. Mamma mia, che garuffa impegnativa che è questa. Prendi così tanta roba, chapeau. Questa in questo momento è un tirone, è un vero tirone. Siamo quasi, socio, manca qualche centimetro. Siamo ritornati forse a rivedere qualcosa. Però sono anche abbronzato, vedo sì. Che ho preso un po' di colore. Tre sponde di calcio, sembra abbastanza improbabile fare il rosso di misura. Però ci crede e ci prova Gomez. No, incredibile, avrebbe fatto 6, ma intanto si sarebbe portato anche lui a 57. Super capolavoro di Gomez. E attenzione, c'è il 3 di calcio dal lato dove stringe il tavolo. E allora questo lo disegniamo. Quindi, se stringe... Mamma mia, che finale di partita è venuto fuori. L'uscita per la piena è una 23-24. Quindi, se stringe... Proviamo a stare così. Manda lo Strator, Mirko. È di l'esperienza. Già la taglia poco. Infatti ho detto, se la prende davanti va dentro con la sua. Quindi non era così tanta colpa di Camilo. No. Oddio. Guarda che chiusura. Te lo chiedo prima io, cosa tireresti? Allora, le 6 no. Angolo girone, però il pallino non fa. No, mi concentrerei sull'angolo. Sono uguali. Angolo girone, di angolo fai il tiro. No, di girone secondo me viene largo. Se metti l'angolo di prima, che se sì, prende è chiaro che... il birillo largo fa sempre 5. Vedi che ti viene largo. Sì, a questa forza qua. Io dicevo a tirare. Luca, pigli lo spicchio, l'ultimo spicchio della lunga, ti viene il girone largo. Sì, in effetti nasceva da sotto.
non nasce mica dalla chita, no, del pallino. Ti viene largo più che altro perché lo devi tagliare a sinistra. Lo devi scegliere. È buon per lui che, insomma, qui tirare l'ingresso di buono. No, manca ancora 5 a Gomez, mica 59. Tiri l'ingresso di buono, tiri un dentro fuori, eh. Cioè, se ti vuoi dare una chance di chiudere, tiri due a mo' di tre. Se devo scegliere un... Con la forza di cambio palla di piena, se non entri, secondo me tira quello comunque. Sì, tira quello, però... Ma... Se lo fa bravo... Questo. Ma non è mica detto di mettere a posto, eh. È quello il fatto. Che parti da lontano dal castello, no, parti mica sotto lui, castello. Lui abbia confidato sul fatto che avrebbe lasciato la palla avversaria sull'ingresso molto vicino a Spon. Sì, sono d'accordo, però se parti sotto castello la rimetti a posto, ti torna, ma se parti lontano dal castello non è detto che tu la rimetti a posto. Devi partire dal 10 per metterla a posto, devi partire dall'angolo. Ma lui dall'angolo... Sullo stretto vai centro-centro, non c'era, sì, infatti. No, lui non parti mica sotto castello sulla diagonale della buca. Ha giocato quella forza lì a rimanere. Tanto sfascio per Gomez. Molto impegnativo, ma chiaramente non può esimersi. Prendere in pallo Gomez, fa il pallino da 4 a 59 e tutto sta a vedere come finiscono le biglie. Insomma, tutto bene. Pallino da 4 è grande. Batte la bianca, sì, visto il giusto. Vediamo se Borone ci regala qualcosa. A palle vicine. Ieri ha fatto una roba a Filia da delirio. A palle vicine, Fabrizio. Ha fatto un travezzino di Massea a Filia ieri da spellarsi le mani. Ecco, se vi volete divertire dovete vedere Fabrizio a stecca alta. Io se fa partire la gialla, perché andare per verso il 4... È quello che sta guardando. La prima occhiata la dai al 4. Di calcio non credo che abbia niente. Se no tira l'angolo a contenere di Massé. Che effettivamente è quello più bello di tutti. Dai Fabrizio, ti lasci questo? No, tira il 4. Tira angolo. Secondo me c'è ancora la figura dell'angolo e il pallino da 4. Del 4. Pallino da 4 lo fa, c'è. E c'è anche tenta l'angolo. La corsa della due rossi, bravo Fabrizio. Borroni. Mamma. Ha fatto entrambi, due rossi. Ma guarda. Che bravo Fabrizio. E chiude 3-1. Pubblicità per noi. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. I giocatori hanno chiesto una pausa e in pausa audio. Andiamo anche noi, godetevi gli highlights.
siamo pronti. È tutto pronto, è tutto pronto. Ma il carattere tu l'ha preso più da Nino o da Teresa? Che almeno li salutiamo e gli facciamo anche gli auguri a Nino, che lo qualche dico giorno io fa è stato ai telespettatori che sono in diretta. È un'ora che siete lì durante la pausa a litigare ancora su quel tiro. Sei incredibili, fantastici. Dicevo, beh, wow, bellino. Dicevo, da chi hai preso? Gli facciamo gli auguri di compleanno a Nino. Mio papà, esatto, caro. Mio papà, mi hai attaccato anche il papà, mio babbo. No, volevo sapere da chi avevi preso il carattere. Vieni su di noi, Mirko, un attimo, non siamo più al sole. Ho preso il carattere da mia mamma, perché mio babbo non ci avrebbe pensato minimamente a litigare per un pallino. Sì, avrebbe detto, hai ragione tu. Avrebbe fatto finta di non sentire. Dai, concentriamoci. Diventa sordo improvvisamente mio padre quando parla mia madre. Valentina Spada ci ha fatto il video davvero. La nostra vendetta sarà atroce. Ritorniamo sul biliardo intanto per questo incontro che si sta, fino a questo momento sta durando 1 ora e 31 minuti. 3-1 avanti Fabrizio Borroni al suo grande ritorno al biliardo giocato. Un gradito ritorno peraltro di Fabrizio, che è lì a un set da quella che può essere la finale. Finale che, se non erro, gli manca, come ti stavo dicendo prima, da Alcamo 2003, dove vinse la finalissima con Michelangelo Agnello. A memoria. Che classe, socio. Infatti la memoria a lungo termine non la perdi, la memoria a breve termine ormai è andata. Di che colore avevi il pigiama in questi giorni? No, non lo ricordo perché mi hai fatto la foto. Allora, si salva Camilo Gomez relativamente sulla chito di Borroni, sponde palla per il fuoriclasse lombardo, classe 1971. Borroni in piena luce ancora, due punti per lui, ottima conduzione delle due sfere che lascia praticamente attaccate a sponda. Passaggio difensivo, penso, l'unica strada a disposizione per Camilo Gomez. Che tra l'altro, Nico, non era neanche proprio fantastico da mettere a posto. Ha già fatto una buona cosa, Cam. Ma secondo me ha lasciato finestra, invece. Pensa se... Ci passa, E adesso non c'è più il sole, vedi meglio. Abbondantemente. C'è addirittura lo sfaccio. Sì, c'è questa la porzione. Se dovesse giocare dalla grossa a crescere... E questo è quello che sta giocando. Però taglia poco, quindi un po' sporziona. Eccolo qua. Infatti. Ben giocata. Sì. Sempre con queste proverbiali tre passate. Il fatto che abbia un po' sporzionato si vede perché la bianca è arrivata a toccare la terza lunga. Ci si è fatto le tre lunghe. Grossa, avrebbe fatto lunga, avrebbe passato il centro. Secondo me anche figlio dell'errore che ha fatto sullo sfaccio di prima, su quell'angolo, che ha visto che con la palla distante dalla sponda non gli avvolgeva molto, quindi ha cambiato. Bella divisione per Camilo. Perfetta la forza, la classica rimanenza 20-20. Io pensavo che ci andasse di sponda palla, forse proprio non vede, non vede il punto di battuta. Per parificare, sai, poteva fare anche il pallino alla Nocerino, sullo stretto. Questa rischiosa, l'italiana molto rischiosa. Fabrizio, ti voglio bene, sei un tattico, però questo è parecchio rivedibile. A Goriziana potrebbe anche piacermi, all'italiana... No, per questo che ti dicevo, secondo me poteva alzare dalla lunga, prenderla internamente, se gli si avvita un po' fa 4, se no portava la sua nella zona dell'angolo. Detto in un altro modo, il traversino non l'avrebbe pagato. Sai. E l'ha pagato anche tutto sommato poco, perché 6 punti e comunque una palla a vista.
giro per Borroni. Vediamo se guadagna al centro. Una bella qualità. Sì, eh? Sì, sì. Giocato chiaramente in assoluta garanzia sullo stretto, anche perché lì è il classico giro che se si fa largo si rimane di filotto, perché la tua non riesce poi a guadagnare la mezzeria del tavolo. Una bella uscita questa per Fabrizio. E di effetto se sta in divisione, stessa sola sulla grossa, arrivare al pallino da 4, sta nel punto intermedio, ma più che altro è corta. Questa l'ha presa la Nascimbene originale proprio. Io la faccio tante di quelle volte con la stupidata lì che metà basta. Vedi? Io faccio un shot. Devi vibrare di più, la vibri poco. No, no, sono proprio scarso a tirarla con la palla lì. Infatti non la tiro mai. Se la pizzichi un po' di più prende un po' più forza l'avversario. Pallino da 4 per Fabrizio Borroni. Che il segreto è farla con l'avversario, la messa, non tanto con la tua. Il segreto è farla spingendo più l'avversario anziché cercare più divisione per entrambe. La pizzichi stare un po' sul di più. Grosso, certo. No, ma non importa stare sul grosso, puoi anche smezzare, però se la vibri di più la tua rallenta, però quell'altra piglia più spinta. E anziché rischiare di andare parallelamente con tutte e due le corse, si ferma prima la tua e corre un po' di più l'altra. E questo mi torna. Vedi che io ragione te la do. Quando... Però io non è che non ti do ragione che non c'è il pallino. Infatti ti ho detto solo che è una porzione, una monoporzione. Aspettatevi, seguite i nostri social in questi giorni. Intanto vuoto, due vuoti per Camilo Gomez su questa, sulla raddrizzata che gli aveva proposto Borroni. Piccolo ripensamento per Borroni, ma il pallino lo farà. La gioca anche lui dalla scarsa a ritornare sul pallino. Di lunga lunga. Vediamo se prende l'effetto. E se passa dal rimpallo. Andato vicino a tutto. 4 con il premio. No, però niente, gli scappa un velo di effetto in più. No, fa non tutto. Non so perché non sponde palla. Sponde palla dove aveva il 4 garantito, no? Il filottino alla passata, se vede che c'è l'impatto dopo la lunga lo può tirare, eh? Di un passaggio, sai? Se si incassa, no, no, ma quello di Borroni, non qui. Quello di Borroni, no, qua filotto è filottino di una passata, sicuramente. Quello di Borroni, mi sembra bello come sponde biglia. Sì, l'unica cosa è che puoi perdere Stevola se alzi quel pallino dopo. Qui lo allontani. Qui è bello perché se lo impatta dopo la lunga si incastra nella buca, vedi, eccolo e qua, lo allontana. Sì, 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 questo sì. Fabrizio chiaramente non aveva questo schema. Cercavo di capire che cosa può averlo portato a scegliere una raddrizzata comunque impegnativa, anche perché non è semplice il tavolo, adesso l'abbiamo detto prima, rispetto a uno sponde palla con un 4 quasi garantito. Secondo me la paura di perdere dopo Steola. Che ci arrivi più piano, non veloce, certo. Così non riusciva sicuramente ad allontanare il pallino. Poi se fa 14 ha fatto 4, sì, con la stessa bravura può fare gli pianta 12 o 14 va a 30, certo. Sì, insomma, sì, c'è una possibilità di, però un po' più recondita della realizzazione cospicua sullo sponde palla, dove può fare 4 sicuro di pallino e birilli, però chiaramente fai 4 se ti lo sponda palla, fai tiri 4 certo. Tutto quello che viene dopo è ma è molto semplice che ti venga a zero dopo, perché e qui salta nel mezzo su questo gancio. Questo è un errore. Attenzione, vediamo dove termina la gialla. Una bella posizione per Borroni. Sembra è un errore un po' troppo vistoso, che sia successo qualcosa o una svista. Che è tanto vistoso come errore. Stretta per Borroni. No. Una delle palle che ha giocato meglio durante questo torneo. E va avanti a farlo, bravissimo Borroni. Fabrizio. 11 punti, 29 a 10.
toccate, poi mi si attiva. State buoni, state buoni. Sfaccio di Gomez dalla grossa. La steccata era quella giusta. Tra l'altro giocata, se non erro, anche con l'allungo, no? Tirata dalla grossa a candelare dal centro. A sentire lo schiocco a incandelare dal centro. Ma con l'allungo non è più facile tirare dalla grossa, no? Chiedo, eh. Ti torna? Con la lunga è più facile incandelare dal centro che giocare la, che dalla grossa? Sì, assolutamente. Tanto questo bellissimo traversino di una passata e mezza di Borrone dentro, bravo. Mamma mia. Non tanto per la difficoltà tecnica quanto per la sensibilità che devi richiamare in un momento così importante dell'incontro. Non è banale tirare fuori questa passatina. Risponde di calcio per Gomez, allungare, bravo a correggersi, su. Tre birilli per Gomez, corretto, 30. Benissimo, riceve anche gli applausi di Borroni. Ma vediamo se è rimasto imbucato, guarda un attimo, sembra proprio di sì, eh? Sembra dritta alla buca, si sì, vede un goccino di lunga, ma non importa, anche perché non sono partito proprio. Penso che esista ancora comunque la possibilità di uscita di passaggio per pallino da tre. Infatti taglia leggermente a sinistra, sì. Eccolo qua. Intelligentissima questa manovra di Borroni, che ha tagliato in questo senso anche per levarsi dalla possibilità dello spondebiglia e dello scatolino. Il 3 non l'ha tirato. Se tiri il 3 la puoi prendere due volte. Dici che sì, è vero che deve scarseggiare. Doveva scarseggiare parecchio, sì, sulla, no, stessa linea. Sì. Tre no, sicuramente passaggio. Tanto ancora Gomez di calcio, 4 punti, parziale di 12-0. Diciamo che un po' di segnali a Camino gliel'ha dati il biliardo, che nonostante delle bellissime realizzazioni abbia preso di fatto sempre i minimi. Però il rammarico sicuramente sul set precedente gli rimane, perché la chiusura l'ha chiusa, gli mancavano 5 punti su quell'angolo. Un po' di rammarico rimane sicuramente. Eh sì. Corto Borroni su questa mezza garuffa sullo stretto. Traversino a disposizione di Camilo Gomez. Difficile vediamo con che forza dovrebbe essere valida. 3 passate e mezzo, intercetta grossa la palla avversaria, è stato giustamente dalla parte della ragione che era il grosso di questo tiro, e nonostante il grosso, sai che non è arrivato. Secondo me non la vede da giro. Ed è piccolo anche il pallino di passaggio. Ha attaccato. E la guarda, ma tira la bricolla, dai. Sì, anche perché la bricolla, insomma, è un cavallo di battaglia, anche se su quell'angolo. Però viene bella. Se stringe così come stringe il trasponde. Venendo dal castello, se stringe è più bella, eh. Sì, perché ti evita lo scivolamento. Ti evita lo scivolamento, è bella. Sì, addirittura lui tirava, appunto, come diceva Nicola, vicino al castello, quindi in una situazione che allarga, mediamente può essere traditrice. Se ti un angolo che chiude ti aiuta. Te lo stabilizza.
risponde di calcio per Gomez, un'uscita che sarebbe bellina. Manda pure lo Strator in diretta, Mirko, dovrebbe essere questa, cose normali. Vediamo se gli si stringe ancora o se l'ha quadrato Camilo. Tra l'altro sono accavitate, sì. Oltretutto. Sì, sì, ma allora tutte e due, perché adesso cioè sia chiude la prima che stringe in uscita, perché adesso la traiettoria aveva seguito la linea teorica delle biglie. Il pallino 3? No, non la vede per il pallino. Pallino 4 forse. Pallino 4 giro stretto? O solo 4? Solo, no, 4, solo 4 a parificare. Tra l'altro guarda, lo incastra bene. Ah sì. Perfetto. E non lascia neanche questa possibile steola in uscita. Sì, può averla a muoversi pochissimo, di scarsissima, ho capito, ma lascia traversina e finita. No, più che altro si può anche lasciargli la palla per non prenderla grossa. Quindi non si può affidare al pallino per difendere. Ci si è affidato, ma non ha difeso. Sì, io intendevo a giocare pensando alla contraria in corta, dentro al primo diamante, e ovunque andasse la battente, però era brutta, con la palla a colla, una porzione di palla difficilissima, con l'avversaria a colla. Giro ad andare avanti per Boroni, questo ci dovrebbe essere, preso nel cuore questo giro da Fabrizio, 4 punti e ancora un'ottimale distribuzione delle forze. Alcuni momenti un po' così, ma ha giocato meglio, dai, diciamo la verità, Fabrizio, questo incontro rispetto fino a questo momento ha giocato meglio. Sì, sì, rimane solamente un po' di rammarico. Per Camilo, che ha sbagliato la chiusura nel set precedente. E qui sfarfalla un po' questo giro che era tutto biliardo. Ecco, giustamente ci ha provato, 21 punti attardato. Anche perché è molto golosa la posizione del pallino. Io non arrivo. Non è che dobbiamo prendere in considerazione questo errore di Gomez. Angolo di seconda e 4. Così è impostato leggermente largo. Dovrebbe avere la possibilità di muoversi un pochino. Ma secondo me non so se verrà di primo o di seconda. Però secondo me giocherà la porzione per arrivare al 4. Poi se gli viene l'angolo di primo o di seconda. Sì, diciamo che quello che vorrà fare Fabrizio è una roba di questo tipo. Poi se gli viene di primo o di seconda se lo prende come viene. Può essere anche un largo stretto. Sì, l'andamento che cercherà Fabrizio dalla battente è questo, probabilmente. Deve pensare alla sua. Così è impostato. Fammi vedere dal basso, perché voglio vedere l'inclinazione. Eccoci, aiuto. Aiuto. E io infatti volevo vedere l'inclinazione, perché non... Volevo vedere quanto alzava la stecca. C'è il replay? Perché secondo me l'ha alzata poco. Era molto a colla, bisognava vibrare bene il colpo. Secondo me l'ha giocato di prima. Me la fa vedere dalla... ma è quello lì l'errore. Che la... Dalla frontale non ce l'abbiamo replay? Ah. Sì, l'errore è stato giocare di prima. Che abbia giocato di prima o di seconda, doveva giocare solo 4. E poi quello che veniva se lo prendeva. Certo. Qui non riesce a punirlo, buon per Borroni. Qui Borroni sospirone, andata di lusso, sospirone di sollievo per Fabrizio. Giro per Borroni, che batte a 45. Vediamo se il fuoriclasse milanese, lombardo, riesce a scrollarsi immediatamente di dosso l'errore precedente. Un giro che non può neanche far seguire nell'angolo. Deve... Attenzione, attenzione, altro errore di Borroni, rimarrà fuori un'altra volta. Adesso è subentrata un po' la tensione del momento per Fabrizio.
che ha detto accipicchia con il labiale, ha detto accipicchia. Si era drizzata per Gomez, ma tutta roba da guadagnare qua. Adesso sta scartando notevolmente Gomez, eh? Sta andando contro effetto. Sai, Nico, relativamente doveva star grosso perché era vicino all'angolo. Secondo me non ha tanto valutato la posizione del pallino, Camilo. Perché doveva star grosso lì, sennò rimpalli di porzione, no? Sì, sì, però è andato molto. Sì, è andato di là. 45-33. Giro per Borroni, ancora stretto, e lascia forse il tiro che sperava di più Gomez, lo sponda palla. Adesso Fabrizio non sta partendo assolutamente la steccata. Prima o poi doveva arrivare anche per lui la tensione, voglio dire. Abituatissimo nel passato, insomma. Dopo una cavalcata da 12 partite, eh? Sai che questa non è bella. Tu hai detto. No, pensavo si staccasse un po' di più quando è partita la biglia di. Bisogna vedere nella realtà rispetto a quello che vediamo noi quanto è staccata. Perché se è staccata discretamente. È staccata poco, Gianluca. Che con l'effetto a sinistra. Prendi ancora lo spigolino di corta. Però puoi prendere lo spigolino di corta, lo fai bella se ti si avvita. Questa è l'unica sponda palla che se ti si avvita ti migliora. Forse prende la tira la raddrizzata. Ma guarda, lo sai che sono d'accordo con Camilo, perché se non vedi il disegno di sponda palla, tanto vale batterla. Nota di merito di questa esecuzione, che ha conservato la posizione della battente praticamente attaccata a sponda corta, che poi c'era quel pallino che non era posizionato bene per lui, perché gli levava proprio lo stretto, quindi doveva farla larga per forza, e invece era posizionato bene per la raddrizzata, perché in un eventuale errore gli allargava lo specchio. E tutto ciò è segnale anche della lucidità comunque di Gomez, che ormai non ci stupisce più, ce l'ha fatto vedere. Nonostante il parziale gli dia contro, mantiene un'ottima capacità. Qui va in difesa, sembra vada in difesa, sai, a cercare di la stella di pallino allungandola. Questa è ottima. E questo depone invece sulla lucidità di Fabrizio in questo momento. Mi faranno santo. Al decimo anno mi fanno santo, lo so. No, siamo solo a 7, no, 8, quest'anno all'ottavo. Al decimo mi arriva. Se ci arriviamo. Se ci arriviamo, esatto. Non lo tenere, Comunque le uscite anche Borroni, perché per vedere questa steola. Sei lucido anche tu, socio. Che non è un complimento, per dire. Cercare il giro. No, questa era roba durissima. Non ci è andato tanto distante. No, basta un grammo di più. Qui si mantiene la stessa scelta del set di qualche set fa, va di sfaccio. Se no doveva tirare l'angolo prima, e allora poi gli dico brutte parole. E ti dà l'angolo invece. Hai visto il tuo amico Fabrizio? Soltanto che prima era anche tanto più facile di così. Questo era più difficile. Sarebbe forse più giustificato lo sfaccio. Lucidità a tratti per Borroni. Sì. Prima tanta, ora un po' meno.
Sai che sarebbe bello rivederla in tanti episodi, ma per imparare questa partita qua, per capire come gestire alcuni momenti particolari. Giù tutto per Gomez, 12 punti, vediamo se c'è anche il pallino. Il pallino all'andata non c'è, vediamo se lo fa il ritorno. Favoloso Camilo Gomez, cosa 15 punti, fantastico. E passa avanti, 48 a 47. Questa partita è tutt'altro che finita. Ma sai che in un momento così dell'incontro tirare fuori questa steccata? Ecco, se volete... cascato Borrone, è cascato Guaido. Borrone, vediamo se evita il rimpallo. E si salva Borrone, mamma mia, che bravo Fabrizio. In che situazione stracomplicata, dopo aver subito 15 punti. Al volo Camilo potrebbe realizzare anche il pallino da 4, la schiaccia, vediamo come terminano le biglie. E qui è un finale corsa totalmente casuale. La eclisse totale. Ma vedi, in queste situazioni Fabrizio ti può regalare la perla. Sull'angolo sotto sponda no. Oh, sta tirando. No, no. Sta sbagliando Biglia. No. No, no, dai. No, porca, perché rovinare miseria una partita? Ma io infatti l'ho vista andare verso quella Biglia. Ma ho detto, ma andrà a vedere. Ma no. Ah, che peccato. Okay. Oggi sono successe tutte, eh? Oggi... Quindi mancano 10 a Gomez. Perché da 50 a 60 ce n'è? 10. Bravo, socio. Questa è la lucidità che voglio da te. Giustamente si mette dall'altra parte perché quel pallino non gli permette di fare filotto di seconda. E chiude Gomez, si va alla sesta, 3-2 per Borroni, rimane dentro a questo incontro in modo incredibile. Camilo Gomez, pubblicità. Qui sinceramente curiosi, penso anche i nostri telespettatori, di capire come Fabrizio riuscirà a reagire a un errore grave, perché un errore chiaramente frutto grave in senso assoluto, però un errore chiaramente frutto della tensione, non penso della stanchezza, perché è il primo incontro che gioco oggi, quindi magari una stanchezza che si porta dietro dalle 12 partite dei giorni precedenti e ci sta, però insomma è peccato, perché era poi un finale tutto da giocare, no? Perché Gomez se la poteva anche meritare senza che succedesse questa cosa, sì. Ma inficiare anche un po' la vittoria del set di Gomez, perché aveva fatto un tiro eccezionale, straordinario prima, quindi rimane un po' l'amore in bocca anche per quello, perché magari se non si fosse salvato e Gomez avesse fatto 10, era un'altra ancora cosa. Più bella la vittoria per Gomez. Poi chiaramente come viene viene, sicuramente va sempre bene a Gomez, però
chiaramente non diciamo cose che doveva tirare la messa, perché non esiste, ecco, quello non l'accetto. No, assolutamente. Doveva tirare Birilli perché non esiste, un errore, una svista, giustamente Borroni deve essere punito sportivamente parlando. Poi da suoi amici magari prenderà anche una sberla, però sì. agli zoppi pedate negli stinchi, come si dice. Però sicuramente non ne ragioniamo neanche. Per alcune cose, per rientrare al Master Club di Cuneo, gli ci vorrà sicuramente il bodyguard, però vediamo se riesce a reagire Fabrizio. A questo momento no. Diciamo che vede ancora la strada dei Birilli, e lo confermano questi 6 punti, questo striscio di leggero effetto contro. In questo pomeriggio sportivo dove ne sono successe di tutti, i soci sono anche tornati a litigare, chiaramente con il solito risultato che poi nasce in bene si deve piegare. No. Alla ragione di Biondi, perché alla saggezza smesso, di te che la riprendi, alla saggezza di Biondi, non alla ragione. 3 di calcio per Camilo Gomez. Diciamo che il 3 di calcio è il tiro, ritorniamo seri, è il tiro che hanno quadrato in genere meno tutti, eh. Si è visto il giorno del nazionale invece, che è stata la partita Rossetti Drago. Li hanno fatti tutti. Gli parte ancora bella comunque Fabrizio, eh? 4 punti. Poggia la sua alla sponda corta. Perfetta. E anche l'altra alla corta opposta. Forse non trova difesa, ma insomma, una rimanenza direi più che accettabile. Io rimarrei sempre così. Ma è sempre stato il suo biglietto da visita, questa ricerca nella perfezione della conduzione delle biglie. Colpo in testa, tutto biliardo, questo sfaccio di Gomez. Okay, insomma, si poteva prendere peggio questo adesso. Ma però pensavo neanche la vedesse la sfaccio, io ti dico la verità. Quel pallino è attaccato, se no poteva pensare anche di giocare di 2 passate. Ma considerando, sai, che è scomodo, può anche pensare di abbassarla di forza. Un pallino che potrebbe fare, oddio, sì, c'è il vuoto, se lo pela all'andata. Abbastanza piccolo, sì, se fosse leggermente più staccato. Secondo me lo fa se fa il 2 esterno, se fa filotto non. Non è neanche tanto profondo da dire, mi leva il giro, quindi. Che se fosse un filo più spostato leverebbe anche il giro, allora avrebbe davvero senso giocare la parificazione. Però lo potrebbe giocare lo stesso a qualificare. Sì, sì, è una forza. A posto. Alla fine è venuto fuori a forza più sostenuta. Però insomma. L'ha steccata bene, presa nel cuore, l'ha steccata perfetta. Anche perché aveva fosse in mano, la sua la stecca. Aveva in mano l'alabarda spaziale. Andrea Quarta ad osservare l'incontro. Giro per Gomez. Vicino a tutto, mamma mia. Qui perderà 4. È uno striscio largo credo. Sì, sì, giochi a scambiare palle, basta, è lo striscio largo con la gialla. Anche perché più piena prendi la gialla, più pieni prendi il pallino e meno corre la bianca. Meno ti muovi. Che forza daresti? Il 20 di quel 20-25 della lunga? Un po' di più, qua. Io direi. A buttarla in corta? No. La via sì, di mezzo, la lunga, sì. Tra la lunga e la corta, sì. Eccolo qua. Sì, l'ha presa grossa, quindi viene proprio. Però questa, se dava un po' più il verso allo striscio. Sì, sarebbe stata un po' più corta. Sì. Sì. Comunque, l'importante era realizzare 4. Da guadagnare, una raddrizzata ce l'ha sia dalla scarsa che dalla grossa. Sembra dalla grossa con tutto questo taglio. Quindi, qui sarà l'avversaria a anticipare la battente sulla linea di rimpallo.
10 punti di grande qualità di Camilo Gomez. Questa capolavoro di Camilo in questo momento. Una bella fiondata, sì. Forza ideale, ottimo stacco della battente per fargli proprio trovare tutto l'effetto. E costringe Borroni a un'esecuzione di volo. Che brutto il salvataggio qua. Così sta andando a vedere il duomo di tre. Brutta anche il duomo di tre. Questa è brutta tutta. Ma questa è proprio brutta tutta. Il duomo di tre se ci arriva con tanto effetto. Perché lui è andato a vedere il tiro, quindi vedrai la punta. Infatti, guarda. Infatti è la punta di tutto. Glielo dà tutto per farla chiudere. Guarda, già tre. 26-13. È un'altra palla davanti a disposizione di Gomez. Due soli punti. Però dovrebbe quadrare difensivamente anche questa di posizione. La qualità di steccata perfetta. Ottima, sì, sì. Che se non dà questa qualità con quel brido si rimane fuori. Come prima, più di prima, perché deve... Sta un pelino meglio, perché l'ha spostato un po' quel pallino. Oddio, può anche andarci addosso di parabola, non è proprio che mi faccia impazzire con l'avversario così distante. No, qui va di duomo di tre, un po' più... Oddio, a parte sul largo c'è sempre quel pallino, Fabrizio fa anche una flessioncina. Squat. Sì, te lo stavo per dire io, l'ho detto subito Bianchi. Aspettissimo di palestra Bianchi. E ancora tre. Andatevi a vedere su YouTube cosa dimmi. Sia di Antonio Ornano che del Pucci, di Andrea Baccanna, ci sono due bellissimi sketch sui quarantenni ormai o poco più che pensano di rimanere giovani andando in palestra. Sì, sì. Quell'effetto lì gioca l'angolo. L'angolo. Sì. Stava puntando un goccio a destra, giusto? Sì. Ok, allora l'angolo. Stretta passante non c'è. Secondo me sì. A quest'ora. No, secondo me sì. Te la dico come diceva il Sidla. No. Che tu vuoi passare? No, c'è. Non ti ha lo sfaccio. Però da dove voleva passare per lo sfaccio? Fare il 2 di rientro. Questo è interessante. Guarda quel pallino lì dove si è messo, socio. Salutiamo Carlo Laterra, uno degli arbitri che abbiamo conosciuto a Salerno, che abbiamo rivisto a Foggia. Questo pallino per ora in questo set è stato molto nemico di Borroni. Sì. No, oddio, sai. Quando l'ha realizzato due volte su duomo di tre, quindi. I due pallini da tre fanno? Sei tutti insieme. Qui. Adesso capite perché l'ho scelto come socio. Secondo me va di bricolla qua. No, anche perché. Alternative? No, dove non c'è guadagno c'è sicuramente rimessa. Perdenza, si dice. Bricolla larga, e se le carte sono 40 questo pallino c'è sul giro anche per Camilo Gomez, almeno in parte ad interdirlo, e quindi anche Gomez
andrà. No, secondo me non la vede neanche. Ammesso ci fosse stato il giro, no, non la vede, no. Però e Traversina a girare mi sembra complicato. Giustamente Gomez mi sconfessa subito. Gioca a battere sulla corta, forse con la sua. Esatto. Pallino da tre. Ah, tirato il pallino. Penso. Non in Traversina, chiaramente a girare. Bravo. Non si fida di tirare di calcio in quell'angolo. Ah, ok, perché e mi sta... te ti fideresti, io no. E mi sta bene, perché è la sola giustificazione. Borroni, 2 punti per lui. Di Bricolla si porta più 13, 31 a 18. Tre di calcio per Gomez sul largo, c'è una bella differenza comunque di uscita tra i due lati, eh. Senza effetto o con l'effetto? No, Borroni con l'effetto. No. Senza effetto neanche. No, qua è più bella con l'effetto. Fai meglio, arrivi meglio anche a spingere la gialla verso il pallino, evidentemente. Non penso batta di misura. No, di misura. Fabrizio. La batta di misura sembra difficile pensarlo. La sposti meglio, vedi, no? Ci arrivava con forza più naturale a buttarla giù. Quattro punti per Borroni che si porta a 35. Costringe probabilmente al calcio. Ma se non metti la Traversina, Gianluca. Ma da come sei andato a vedere? No, a vedere l'altezza della bianca, quanto la deve trasportare. Ah, ok. No, perché da come era andato a vedere ho detto batte calcio. Io. Mi verrebbe neanche in mente. Vediamo se... Gioca bene, perfetta, questo perfetta, va anche in difesa, perfetta. Capolavoro di Camilo Gomez. Bravo Camilo. Certo che al momento giusto ha tirato fuori due cose. Ma ti dico, ha tirato fuori quel 15 da Cineteca, per questo ti dico, mi dispiace oltre che, abbia, che la chiusura che sia la stata poteva vincere anche, la poteva regolare. Vincere anche se Borroni tirava con la sua di biglia anziché con l'altra, Borroni a mano alta, andiamo in un'inquadratura frontale, mamma mia, questa rimane fuori, però c'è quel pallino sempre che l'aiuta sul giro. Non ha curvato poco, ha curvato troppo, credo è fatto, ha curvato troppo dandogli troppa forza, che non è non è banale se ci provate, se si tira forte e si gira un po' più tardi, esatto, ma non provate, è brutto provare quelle cose lì e poi rimanerci male. Ma qui il giro, se lo tira veloce a ringaruffare, passa? È quello che sta guardando. Alla regola sì, perché da lì il giro sarebbe... Se no prenderà pallino a 100 orari. Quello lì, questo dovrebbe essere qui. Perché il girone, se lo tira a tornare indietro, rischi rimpallo. Secondo me passa lo stretto, Nico. Lo stretto sugli stretti. Cioè la linea base del giro sarebbe la seconda, quella più interna che ho disegnato. Eccola lì. Cioè infatti era nel mezzo e l'ha preso. Però poco male, alla fine farà tre. Insomma, tre si fanno. Sistema verso la buca. Certo. Quindi seguendo il ragionamento di prima, qua Fabri lo giochi a incastrarti, a far cambio palla. E tre, effetto.
qui è bella, eh. Ma qui secondo me è bella anche a tenere. Può fare il 3 dopo aver battuto la lunga. Io se non sono un amante dell'effetto buono, no, però no, qui secondo me stacca tanto. La può tirare anche un goccio d'effetto a tenere, entra poco, la sua va verso l'angolo e quell'altra batte la lunga, arriva al 3. Non la tirerei di buono. Ci vado di due modi. Anche perché non è poco staccata, è abbastanza staccata questa, eh. Non riesco a capire che... No, vediamo da... No, gli dà la gioca regolare, dai. Senza effetto a far cambio palla. Giocatore sponda palla. Lo sponda palla, direttore. Lui era partito con quell'idea là che ti dicevo. Ma perché lo conosco, eh? Non è che... Ma è tanto staccata per giocarlo di due. Ti può volare via la tua... No, beh, volare via e frontale, si può anche, lo so, che... ma ti si può anche staccare da sponda se stacca tanto. Staccare da sponda. Ma nel mezzo ti si stacca la sponda. Se quell'altro non trovi lo schema col pallino, sei sotto di sfaccio, eh. In accosto Gomez. Io con quel pallino lì... Però era insidiosa tirarla veloce, Gianluca. Era a 30? Oddio. 25. Era a 25. Ce l'ha portata a 30. Sì, quindi... sì, scusa. Vedere? 27. Tiro lo striscio, Nico, di scambio. Nico, però cioè, lo metti in conto che hai quel pallino lì a favore, giochi con uno, tra l'altro, che di cui riconosci. Però di là non giochi contro un mancino, giochi contro un destro, quindi ti affidi anche che possa essere sì, scombo. Sì, vero, anche quello. Se poi sai che fai, gira dietro a tutto? Se poi ti fa il super capolavoro da 11, lo accetti, che gli vuoi fare? È un po' sfortunato. Te l'ho detto che girava dietro a tutto. Qui deve forzare dalla lunga, eh? Ah sì. Veloce, ricavare un angolo. Anche l'angolo stretto può riportarlo al pallino, eh? Si può anche giocare... Gioca liscia? Sì, liscia proprio a cercare la piena, così. Bravo. Te lo guadagni il centro? Rischi di andare fuori, eh? Boh. Anche ci sono rimasto talmente tante volte fuori che anch'io ho cominciato a tirare veloce dalla lunga. Sì. Sono molte di più le cose positive che ti possono accadere di quelle negative. C'è se ha una presa di palla, insomma, degna, se prendi un filo di palla è normale che la tua va a giro. Ma sì, sì, ma io ti ho detto c'è anche così, ma non è un tiro che mi piace giocare. Moroni vede palla. E la brucia Borroni. Attenzione, ha mollato la sua. Attenzione, attenzione. Vediamo se si rincontrano intorno al castello. Chiede scusa. Costruisce questa famosa messa in Toscana. La Remo Barsacchi. Barsacchi, grande Remo. Questa molto accentuata, sì. Perché di solito Remo arriva all'acchito del pallino. Fa l'angolo più stretto. Ci mette quel di più. Questa è una nota fortunella per Fabrizio. 45-31. Garuffa per Gomez, palla da sparare nel centro del biliardo. Un atomo. Stavo andando via come sono andate via molte garuffe da quella parte, eh. Infatti non l'ho voluto dire perché è saltata anche Guardari, sì, è saltata anche sì, Andrea, sì. Su quell'angolo lì che cosa sta studiando il buon Fabrizio.
due ore e mezzo di match. Siamo lo striscione. Lo sfaccio. Mamma mia, però ci è andato tanto vicino. Attenzione. A fare quel pallino a 100 orari. Quel pallino non era pericoloso, Gianluca. Attenzione. Niente, non fa. Come la raddrizzata. Però, scusami, ma non era un pelino pericoloso quel pallino, arrivarci veloce dalla parte superiore? No, domando, No, la fa vedere al replay? Ma c'ha la patente, Fabrizio. No, no, però non ci arrivavi veloce sotto, ci arrivavi veloce sopra, no? Insomma, se lo prendi metà sopra ne bevi scena. Ascolta, se non sai tirare questo tiro, non sai passare due volte così vicino al pallino. Non lo so tirare, meglio così. Si è preso un bel rischio Borroni, prende metà pallino e beve 14, E ora? E ora? Via, ha capito che... Se mi tira controllato sul pallino, anche perché la sventaglina non credo che esca. Sì, tira controllato sul pallino. No, riesce a farlo passare. Vediamo se glielo dà il tiro. Su queste palle qua è stato bravissimo, ma sfortunato tutte e due le volte. Ieri la palla scarsa gli ha dato le ali, adesso le ali. Secondo me qui è stato sfortunato. Prima fortunato. Se lo vogliamo dir tutta. Vediamo se cammina al momento giusto, ritira fuori una colpitura eccezionale. No, ha preso al contrario. Può succedere anche a lui, cioè è umano anche lui, perché match point per Borroni. Incredibile, questa non l'avrei mai pronosticata. No. Proprio mai. Due ci sono, quattro in totale, vediamo se viene anche il pallino. Se no si va alla fatidica quota 55, ci si toglie da 55 subito. 58 58 35. Se facciamo una sottoscrizione per mutare sfaccio Mirko Bianchi, questo è difficile da mettere a posto. Dove tirare di 3 e mezzo. Sai che l'ha messa a posto? Sai che ce l'ha ma fatta? Che bello, ma che bravo Camilo, che bravo Camilo. Messa a posto alla grandissima, ha cancellato anche la garuffa, bravissimo. Rigidita benissimo, fa passare l'altra, non la porta con l'effetto, capolavoro questa qua. Tiro di scuola, ma tirato in questo momento, con la tensione del braccio in questo momento, è una palla eccezionale. Dopo aver sbagliato quella precedente. E dopo aver sbagliato, dopo aver impallato precedentemente. 58-47, questo pallino in mezzo al mare, quindi anche un 2 a mod di 3 presa davanti. Sembra difficile realizzare. Se la prende, vai lì di solito quando la prendi scarsissima e metti la gialla attaccata, no? Allora giri lì. Però io ti dirò, fossi Borroni, cercherei di non prenderla davanti. Bravo. Perché si manza una pallina, non può succedere di tutto. Bravo. Oddio, si distribuiscono. Sì, Borroni si distribuiscono. Lo sa, ma sta dall'altra parte del tiro. Vediamo se riesce a dare alla palla la forza della colla, e gliela dà perfettamente. Tanto che tira la candela, sicuro. Che bravo Camilo, ma qui ci vuole Mandragora per mettere a posto questa. La candela è bella. Sull'otto di prima, sgambetto, 13 di terra. Sì, ti svegli tutto sudato. Non ce la porti mai a pallino questa. Sta giocando qualcosa sulla palla. Ma entra tanto.
sembrava che entrasse tanto. Io addirittura avevo la sensazione che stesse giocando sulla palla, pensa un po' te, lì ha preso una svista Camilo. Sembrava che entrasse tanto. Io pensavo addirittura stesse puntando sulla palla per un 3 così. Che qui se gli prende un brido del castello, forse è più buono lui dell'altro. Ma sai che qua ci sarebbe una roba da delirio? Tirare la bricolla, prende il marcio senza chiudere, rimane di traversino per il 14. Esiste, ever. Eccoci. Però non è rimasto per il 14. Non l'ha presa così tanto, l'ha presa grossa. Se la prende un goccio più larga, aveva preso un marcio per pagare 14. Il pathos del mio socio che è in piedi addirittura. Ti sei seduto subito, sapevi che ti avrebbe inquadrato Bianchi. Qui secondo me tira il pallino a 3-5 sponde, sai? Il giro larghissimo. Chi ci ha tirato quello? Secondo me sì, Gianluca. Però è corta, per quello lì che... gli è partita un po'. Tu dicevi il giro largo a risalire, a farlo diventare un girone corto. Il girone al pallino da 3, sì, che con è la forza figura. Del pallino da 3. Era messa proprio precisa. Anche perché non l'ha presa a piede. Si mette al 5 della corta, della lunga con la sua. Sì. Più nitido di così. Sventaglina per Borroni. Dici che tira sventaglino o più passaggi sul castello? Ma secondo me tira dalla parte destra, quello che della viene, palla. Quello che viene, mamma mia, siamo al dramma. Non chiude. Aiuto. Secondo me ha tirato proprio dalla parte destra della palla. Vediamo se non gli cala addosso adesso. Ha fatto Steola. No, non ci credo. Ma perché succedono solo a noi queste partite qua? Perché? Ma... Guarda Bianchi che ci inquadra a tradimento. Ciao Bianchi. Ciao. Io sto male io per loro perché... Sei d'accordo che ha tirato dalla parte destra Fabrizio sperando di fare o di primo o di secondo o di terza? Sì. Sì, il messaggio di Antonio, mandalo Mirko, che c'ha ragione. Soci, se fate 2 minuti di silenzio uno dei due chiude, sai che hai ragione. Però non può, sennò sembrerebbe di tifare per l'uno o per l'altro, quindi dobbiamo continuare a parlare. Sì, assolutamente. Siamo se questa prendendo da quella parte, no, non ci credo. Vediamo se risale l'americana al pallino. E chiude Borroni, si arrampica su Camilo Gomez per salutarlo. Borroni, bentornato in questa finale dopo tanti tanti anni, ne sono passati 20 se non vado errato, dall'ultima finale di BTP. Allora, per Fabrizio Borroni, che dire, partita a tratti bruttarella, è stata a tratti veramente emozionante. Ci ha dato tanti spunti di riflessione, abbiamo litigato anche io e il mio socio, e litighiamo davvero, non pensiate che litighiamo soltanto per fare show. Insomma, una partita lunga, una partita che se non erro ha sfiorato quasi le 3 ore, Mirko, 2 ore e 40 di incontro. Insomma, tanta tensione adesso alla fine, io penso, soprattutto in Fabrizio. Camilo l'aveva giocata recentemente una finale al Red Italia, proprio dove perse la finale l'anno scorso con Andrea Quarta nell'ultima prova dell'anno scorso. Insomma, noi ci siamo divertiti, speriamo vi siate divertiti anche voi. Nicola sta andando chiaramente a prendere 2 battute ai protagonisti di questo incontro. Eccolo lì, infatti, a te la linea, Nicola. Eccomi qua sul campo di gioco con Camilo Gomez. Camilo, ci hai creduto fino alla fine, però poi insomma cos'è successo? Un po' di stanchezza, hai sbagliato quel filotto in fondo, ne hai fatto dopo uno davvero fenomenale. Com'è andata, Camilo?
Salve a tutti. No, è un po' di rammarico per la quarta. È lì che posso fare 2-2, che lui aveva fatto i primi due set capolavoro, quindi per come ha giocato lui i primi due set, arrivare al quarto 2-2 era la condizione ideale per me. Avevo preso un po' di feeling col biliardo. Perso quella partita, un po' di sfortuna, un errore sull'angolo che ho giocato, che io non ho preso l'angolo, che ho preso la lunga. Sono passato in mezzo sul tre sponde, purtroppo lì ha inciso. E poi ci ho creduto, comunque lui è andato un po', si è irrigidito un po', quindi ci credevo. Sicuramente non mi arrendo facilmente. Sì, lo abbiamo visto, comunque ti porti a casa una prova davvero importante. Ieri hai battuto Caratozzo, l'ha battuto Sagnella, insomma è stata davvero una prova importante, sempre un terzo posto, un podio che fa morale e soprattutto classifica. Sì, soprattutto classifica, per abituarmi a questa categoria, cercando di tenerla con le unghie, no? Sono tutti forti, hanno tutti più esperienza di me e io sono il più giovane, penso, tra i pro, quindi... Forse te la lotti con Capasso? No, penso di essere più giovane. Sei più giovane. Sì. Penso che non si offenda sì. Tommaso. Di sicuro Tommaso è più basso. Comunque, sì, dai, sono contento. Peccato non replicare la finale di Red Italia dell'anno scorso, però va bene così. Quindi ci vedremo sicuramente alla prossima prova in Toscana e ti faccio un in bocca al lupo per il proseguo della tua stagione. Faccio un saluto al VIP Club dove sono tesserato e a tutti gli appassionati e a tutti gli allievi che mi seguono da casa. Grazie. Grazie a te Camilo, prendo due parole anche da Fabrizio Borroni. Gianluca mi ha detto in fondo il braccio non partiva più, ce ne siamo accorti anche noi. No, ero agitatissimo. Proprio non basta, ha detto non parte più, però ci tenevo tanto, un po' di fortuna, un po' di sfortuna lui, andata bene dai, una galoppata ho fatto sto giro. Gianluca mi ha suggerito che è oltre 20 anni che non raggiungevi un risultato così importante dalla finale di Alcamo 2003, Gianluca 2003 con Aniello, giusto Fabri? 2003 con Aniello, 20 anni, ti torna? Eravamo lì insieme. Sì, va bene, mi torna, sì. è tanto. Ha detto ci crede, si fida di te Gianluca. Comunque, insomma, ci fa davvero piacere ritrovarti in una finale nel biliardo che conta. Insomma, ci faceva un po' sorridere il fatto che non tu fossi tra l'Olimpo dei più grandi. Io vi ringrazio tanto. Volevo fare per vedere alla moglie che ho messo il farfallino sua prima che mi sgrida. Eccolo qua, si vede il farfallino? Sì. Si vede, in bocca al lupo, ti lasciamo tranquillo per questa finale, goditela. Gianluca, chiudi pure tu. Sì, un saluto anche a Giorgia, la moglie da oltre 25 anni, se non sbaglio, 23 anni. No, sposato da 25 anni, il figlio ha 23 anni, quindi un saluto anche a Giorgia, che anch'io non vedo da tanti anni. E allora, noi per quanto riguarda le dirette, chiudiamo qui con questa bella semifinale, peraltro con tantissimo pathos e con un Borroni. Veramente emozionato, tra l'altro essendo la chiusura... vorrei che vincesse il traffico e arrivasse qua anche il mio socio. Io comincio a ringraziare chiaramente tutto il nostro Dream Team, a partire da Mirko Bianchi in regia, da Tom che nonostante non stia molto bene è riuscito a lavorare con noi oggi e di questo assolutamente lo ringraziamo. Ringraziamo a casa Simone Favalli e il nostro Fabian Hartl, che Fabio, la password di Dazzle, 18:30, visto che sei sopravvissuto. Un ringraziamento speciale a chi ci dirige veramente bene, che è la nostra responsabile Valentina Sparra, e a Stefano Gibertoni, che crede sempre che questi due matti più o meno riescano a stare seduti qua e raccontare un po' il biliardo, e qualche volta litigano. Ma ora lo faccio tirare l'angolo a Nascimento, voglio vedere quante volte fa il pallino a 4. Sulla pagina social dei soci del biliardo vedrete la soluzione. Noi vi ringraziamo. È stato un piacere, ciao a tutti. Ci vediamo a Salerno. Ciao.